Procediamo all'appello, prego. Belisario, ma è acceso dentro, è acceso? Avrà acceso Lello? Acceso, acceso, acceso. Sì, sì, va. No, no, si è acceso la registrazione. Lello. Ok, vai. Belisario. Benassi. Presente. Caccamo. Carlone. Carrus. Cerquoni. Ciancio. Cofano. Coia. Giuliano. Gugliotta. Laddaga. Scusate. Lancia. Lancia. La notte. Lelli. Lenci. Lozzi. Matronola. Poli. Stelitano. Tredicine. Tutino. Villa. Vitrotti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Non c'è, dovete aspettare. Dove? Che no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Madrona è presente. Ma no, Madrona sta qui. Madrona è presente? Alle 3 no. Allora non c'è. Alle 3. Apriamo alle 3 per forza. Alle 3? Sì, adesso alle 3. Allora, quanti sono? Allora, abbiamo 12 consiglieri presenti, assente la presidente Fantino, altri consiglieri, vabbè. Quindi possiamo aprire la seduta del consiglio e nomino quali scrutatori della seduta i consiglieri Caccamo, Cofano, Lanotte. I detti consiglieri sono pregati di non allontanarsi se non previa comunicazione alla Presidenza. Grazie. Allora, cominciamo con il primo punto all'ordine del giorno. Mozione avente ad oggetto calcolo dei costi reali dei servizi all'infanzia. Allora, chi è che presenta l'atto? Firma il consigliere Tutino e Laddaga. Consigliere Tutino, prego. Mi scusi Presidente. Mi dica. In qualità di Presidente della Commissione oggetto della risoluzione della mozione ex articolo 58, io chiederei un minuto di sospensione perché... inviterei ufficialmente... inviterei a ritirare, visto che per mercoledì... Consigliere Ciancio, un attimo, per cortesia. Allora, dite per favore, invito i consiglieri a prendere posto, stare tranquilli. Allora, prego consigliere Ciancio. No, volevo dire, visto che per mercoledì io ho messo all'ordine dei lavori la presente risoluzione che dovrà essere frutto di un lavoro condiviso che analizzi anche il disegno di legge sulla riforma 0-6 anni proposta da questo governo, io ho preparato e ho allegato alla convocazione di mercoledì 4, mi sembra che sia già fatta da due giorni, e la risoluzione che vorremmo condividere, come del resto il consigliere Tutino aveva già sottolineato, ma questa forzatura, non averla portata a mercoledì, non è di peso dal fatto della non volontà, bensì da eccessivo lavoro dovuto ai pareri che dovevamo dare in questa settimana. Quindi, se vuole vedere il contenuto, possiamo fare un minuto di sospensione. Se vuole invece ritirarla, io sono ben lieto di condividere in commissione la risoluzione fatta
fatta insomma anche in relazione all'ultimo disegno di legge del governo. Ecco, grazie. Allora io i presentatori della mozione volevo capire un attimo la loro intenzione, se accolgono questo invito oppure no. E siamo lieti dell'invito, chiediamo un'inversione dell'ordine dei lavori, di mettere magari all'ultimo punto questo per avere il tempo di elaborare. Ma io posso anche sospendere il consiglio 5 minuti e parlare. Si può sospendere o possiamo mettere questo all'ultimo punto e in maniera di avere qualche 10 minuti. Se un gruppo, perché se vogliono almeno 5 consiglieri oppure un gruppo politico, mi chiede di invertire l'ordine del giorno, io se non ci sono contestazioni io lo accolgo. Però deve essere o 5 consiglieri o un gruppo politico. Facciamo una sospensione. Allora, vediamo. Lista civica? Prego. Facciamo prima la sospensione di un minuto. Forse risolviamo con la sospensione, Presidente. Allora, facciamo 5 minuti di sospensione del consiglio, grazie. Consiglio sospeso. Allora, mi sembra un succo oggi questo consiglio. Sembra un mercato. Allora. Allora scusate, riprendiamo il consiglio. Per cortesia, torniamo un attimo. Consiglieri, prego. Allora, riapriamo il consiglio. Consigliere Tutino, allora? Presidente, come gruppo chiediamo l'inversione dell'ordine del giorno e di mettere all'ultimo punto dell'ordine del giorno la votazione sui costi dei servizi all'infanzia, così da avere il tempo di riflettere con tutti. Va bene, con d'accordo, proposta accolta. Allora, quindi il punto numero 1 va come punto numero 6 e il numero 6 viene come punto numero 1. Allora, quindi passiamo alla discussione. Scorrono. Allora, mozione numero 2. Mi sono sbagliato. Allora, mozione presentata consiglieri Laddaca, Benassi, Gugliotta, avente ad oggetto di apertura dei servizi della Mediateca Rossellini. Chi è che presenta l'atto? Consigliere Laddaca, prego. Grazie Presidente. Questa mozione è presentata come gruppi di maggioranza, quindi con i tre gruppi consigliari, Lista Civica Marino, PD e SEL. Insomma, l'abbiamo fatto come ex articolo 58 perché riteniamo che ci siano motivi di urgenza per sollecitare un provvedimento in merito alla Mediateca Rossellini. Io ricordo che un anno e mezzo fa ci esprimemmo come consiglio in merito al rischio di tagli al sistema delle biblioteche di Roma. Su sollecitazione di una parte dell'opposizione accogliemmo la sollecitazione. Non ricordo. Fratelli d'Italia. Su sollecitazione di una parte dell'opposizione portammo l'atto in commissione, ne parlammo e poi votammo, vado a memoria ma mi sembra di ricordare all'unanimità, per una raccomandazione perché non avvenissero quei tagli che si paventavano al sistema delle biblioteche. E quindi c'è un precedente importante secondo me che abbiamo come consiglio di attenzione ad un sistema culturale che riteniamo già non sufficiente per le esigenze del nostro municipio, considerando che su una popolazione, l'abbiamo detto e ripetuto più volte, che conta più di 300.000 cittadini in anagrafe, più molti insomma non residenti ma che frequentano il municipio, lo abitano magari per motivi di lavoro durante la settimana,
E a fronte di questa enorme popolazione noi abbiamo soltanto due biblioteche, diciamo, più grandi, l'Appia e la Raffello, e poi abbiamo la Casa dei Bimbi. Ecco, a queste tre, scusate, per favore, consigliere Rattaca, credo che il abbia ragione, sta facendo una fatica, no, mi sento io il disturbatore di attenzione anche al tavolo della presidenza. Allora, oltre a queste tre strutture, diciamo, ambiti afferenti al sistema culturale del municipio, potevamo vantare fino a qualche settimana fa, fino a qualche mese fa, anche la Mediateca Rossellini, un polo culturale dove si svolgevano, insomma, numerose attività rivolte soprattutto alle fasce un po' più deboli della popolazione, corsi per anziani, attività anche per altri soggetti svantaggiati, come ad esempio corsi di formazione e di informatica, tra l'altro in locali di questo stesso edificio, insomma dello stesso complesso che ospita la sede del municipio. E, come abbiamo messo nel testo della mozione, come municipio Roma VII vogliamo ribadire la nostra volontà di preservare e favorire istituzioni, luoghi ed occasioni di promozione culturale e sociale, considerandoli come un baluardo insostituibile di riqualificazione territoriale ed arricchimento per la cittadinanza. Al momento i locali dove era ospitata la Mediateca Rossellini e le attività che si svolgevano sono chiusi, e riteniamo che l'interruzione di questi corsi rappresenti un vuoto nel nostro territorio, una ferita che vorremmo fosse rimarginata e curata e guarita al più presto. Per questo con questo atto chiediamo al Presidente e alla Giunta di attivarsi presso i competenti organi di Roma Capitale affinché sia al più presto rivalutata la situazione della Mediateca Rossellini e siano messe a disposizione risorse per la ripresa della sua attività. Crediamo che quest'atto sia quanto mai urgente, visto che in settimana in Campidoglio si comincerà a discutere delle delibere proprietariche al bilancio e quindi poi del bilancio. Riteniamo che quindi questo consiglio debba esprimersi oggi e mi auguro che tutti i consiglieri e tutte le forze politiche vorranno unirsi a questo nostro appello per la Mediateca. Grazie. Grazie a lei, consigliere Rattaca. Allora, apriamo la discussione. Ci sono... Consigliere Coglia, prego. Allora, io conosco poco la situazione e non ho ben presente la problematica, soprattutto la problematica nel contesto più generale, quindi naturalmente sono favorevole a qualunque promozione culturale. Ora, il mio dubbio è, noi stiamo chiedendo di dare risorse per la Mediateca Rossellini, quindi io dovrei esprimere un giudizio di favorevolezza, perché quello sarebbe, diciamo, emozionalmente, senza guardare un contesto generale che non abbiamo analizzato neanche nella Commissione Cultura. E tra le altre cose abbiamo approvato un bilancio che probabilmente prescinde da questo impegno di spesa che non è neanche quantificato qui, quindi in teoria sono favorevole a questa mozione. In pratica credo che manchi degli elementi costitutivi, come è stato detto tante altre volte per altre mozioni, di quantificazione e di contesto. Grazie, consigliere Coglia. Altri interventi? Non ci sono altri interventi, passiamo alla dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto su questa mozione? Non ci sono. Consigliere Giuliano, prego, per Fratelli d'Italia. Allora, grazie Presidente. No, intervengo con una dichiarazione di voto perché per un attimo, quando il collega che ha presentato ci ha ricordato ovviamente che noi come Fratelli d'Italia portammo questa mozione, mi sembra che era, no? Una mozione che fu poi, mi sembra, trasformata in risoluzione, proprio perché c'era l'esigenza, il vero pericolo che, no, si potevano creare dei tagli che avrebbero poi comportato comunque eccetera eccetera. Ora,
sinceramente non ho una memoria di ferro, ma credo al fatto che sia stata votata all'unanimità. E questo nonostante poi che comunque c'era stato comunque un ragionamento di dire ma forse però noi mettiamo ma al comune i soldi mancano eccetera eccetera, cioè non è che potevo mettere tutto e di più, insomma, no, perché se fanno delle scelte. E noi chiedemmo a quest'aula di fare una scelta che non andasse contro le biblioteche. È ovvio che di conseguenza è normale che questa richiesta non mi sembra essere strana, non mi sembra campata in aria, non mi sembra che segua comunque una linea di evitare di poter perdere comunque quei spazi che danno dei servizi, che danno cultura, che danno comunque la possibilità di fare dei progetti eccetera eccetera. Quindi non possiamo esimerci da questo punto di vista di essere coerenti e quindi di mantenere ovviamente una linea, perché sarebbe molto bello e simpatico votare contro la lista civica che sta in maggioranza, perché l'ha proposta la lista civica di maggioranza o chi per loro, adesso no, anche il Partito Democratico firmato da tutti e tre capigruppo, quindi contro la maggioranza, ah bello, votiamo contro la maggioranza, lo dico, non funziona così, la politica non deve essere questa, la politica deve essere che va analizzato quello che ha il suo significato. In questo senso il significato noi lo troviamo, grazie anche per l'endorsement che ha fatto prima, se no non la votavo, ha ricordato il fatto di Fratelli d'Italia, per cui a parte la battuta è in continuità su questo ragionamento e mi sembra che dobbiamo dare il nostro contributo fin dove possiamo, poi dipenderà sempre dal bilancio, da quello che succederà in Roma Capitale. Grazie consigliere Giuliano. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Lenci. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Come gruppo misto sicuramente voterò in maniera favorevole, però vorrei solamente far un piccolo, diciamo, appunto. Ci siamo trovati spesso in questo consiglio a dover affrontare dei problemi anche molto più seri, che magari o che non andavano in nessun modo a creare dei problemi a livello economico, visto che qui stiamo chiedendo anche un impegno di spesa, e sono passati dei tempi lunghissimi e abbiamo dovuto fare delle battaglie lunghissime per poter portare all'attenzione di questo consiglio delle cose che magari erano anche più impattanti e più pericolose per i territori. Quindi io alcune volte mi chiedo che le cose che passino in questo consiglio, indipendentemente da chi le presenti, vengano prese tutte con la stessa serietà, non solamente perché alcuni consiglieri che portano le cose vadano avanti. Io adesso la voto a favore perché è una buona iniziativa per la cultura eccetera, però bisognerebbe essere onesti anche poi a rispettare il lavoro degli altri consiglieri. Grazie. Grazie consigliere Lanci. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono. Passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole? Sì, ha votato. Quindici con Villa. Facciamo la controprova. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Allora, 15 voti a favore, nessun contrario, nessuno astenuto, la mozione è approvata. Mozione riguardante il nuovo loco relazionale di Roma Capitale, presentate dai consiglieri Matronova, Caprone, Tredicine, Cercone, Lanotto e Giuliano. Chi è che presenta? Scusate, per cortesia. Per favore. Chi è che la presenta? Consigliere Matrone, la prego. Ma ha chiamato il presidente. Prego. Buongiorno a tutti. Presidente, assessori, che onore avervi qua oggi.
Allora, e niente, questo saremo brevi perché tanto lo sapete tutti quanti che è stato realizzato questo logo con una modica spesa di 20.000 euro dal nostro sindaco. Certo, 20.000 euro per fare uno scudetto è un po' tantino, però io gli avrei fatto a molto molto meno, senza le palle. Magari avrei usato un altro sistema, però lui ha fatto con 5 palle, quindi 5 palle, calcolando 4.000 euro a palla, sono 20.000. No. Io capisco tutto, però credo che un pochettino di... anche nell'uso delle parole, secondo me, bisognerebbe essere un pochettino più attenti e anche, diciamo, nelle possibili reazioni che alcune parole possono avere. Grazie. Prego, per favore. Signor Presidente. Ricordo sempre che siamo in aula di consiglio, sì, grazie. No, signor Presidente, io non so le palle come le chiama, se ha un termine diverso, circonferenze, non lo so, biglie, ma sempre palle so, e lì so 5 palle, pertanto... mi consente di dire che è un logo realizzato con una corona con sotto 5 palle. Allora voglio dire, no? Bolle consigliere Lenci, per cortesia, però su. Scusate, allora, questo è l'ultimo avvertimento che io do. Ripeto, siamo in consiglio. Allora, consigliere Madonna presenta l'atto, per favore stiamo in silenzio. Poi interveniamo, grazie. Non è possibile. Però c'ha ragione, no? Consigliere Madonna, prego. Palle, rompete. State rompendo. Allora, il problema qual è? Ci abbiamo due loghi. Allora, un logo che è tanto bello, che risale ai tempi di Nerone, di antichi romani, che sta bella lupetta. E ci abbiamo un altro logo con queste cinque cose che non posso dire come posso chiamare. Sfere dorate. Ho detto bene? Cromatiche. Allora... dicono, sì, è vero che è un logo commerciale, però che senso ha usare due loghi? Cioè, se c'è un logo che è il Comune di Roma, anche se non è registrato, quello che è un logo che innanzitutto va registrato e depositato come logo, e questo non è stato mai fatto da nessuna giunta, da nessun anno, quindi una volta registrato diventa un logo ufficiale che girerebbe il mondo, perché è conosciuto in tutto il mondo. Adesso immaginate voi, noi andiamo con questo logo, con queste cinque bolle, la gente dice: ma che roba è questa? Ma non è perché, ma lo dirà magari i giovani che vanno un po' più su internet, su girano un po', riescono a capirlo, ma parecchie persone anziane o parecchi anche, diciamo, imprenditori anziani, ma vedono questo logo un po' strano, che poi è veramente brutto. 20.000 euro a fare uno schifo del logo è proprio brutto. Io non so se a voi piace, a meno che non se a voi piace la pittura astratta che vi fa immaginare ste sfere cromatiche come chissà che, però fa proprio schifo, detto fra me. Esagerato il logo, vabbè, giusto. Allora voglio dire, con questa mozione chiediamo giustamente di attivare il presidente, affinché si attivi il presidente presso il sindaco, di, insomma, come hanno fatto tutti gli organi di stampa, parecchio, non tutti, parecchi organi di stampa, qualcuno di parte e qualcuno no, lo hanno chiesto gentilmente al sindaco che riguardasse un po' sta situazione, perché ho detto, far girare un logo così per tutto il mondo quando abbiamo il più bel logo del mondo, perché secondo me non ce ne sono altri, e credo che più pubblicità quel logo non ce ne siano altri. E chiediamo intanto al presidente Fantino di non, come ho riportato qua, ho sbagliato risoluzione, vorrei dire, a non considerare il nuovo logo relazionale ai fini della comunicazione municipale, perché sennò ci troviamo come Casa Vallende, che magari nessuno ha voluta, tutti l'hanno votata, parecchi non l'hanno voluta, ogni tanto ci troviamo Sala Allende, ma non è stata mai riconosciuta come Sala Allende, a meno che solo qualche giornale locale continua a dire Sala Allende. E non vorrei che magari ci troviamo a fianco alla Sala Allende, ci troviamo pure il logo con i cinque... non mi viene mai il termine, che i cinque palle, insomma, detto, non mi viene il termine. Scusi Presidente, io le chiedo scusa, però io le cose rotonde le chiamo o pallosfere, e le cose cromatiche non ci riesco. Grazie. Scusa? Grazie.
No. Vabbè, detto questo, credo che non ci siano problemi a votare questa risoluzione, perché non è né offensiva, ma a parte il mio spirito così, che l'ho presa un po' alla leggera, però l'ho presa anche con un po' di rabbia, perché giustamente avete adesso due loghi, uno a fianco, uno commerciale e uno romano, uno istituzionale, che poi mi sembra che ce l'abbiamo soltanto noi una cosa del genere. Voi che navigate su internet, sul mondo, avete visto se ci sono comuni che hanno due loghi, uno commerciale e uno istituzionale? Tutti ce l'hanno, ma molto più belli però. E quindi significa che fanno proprio schifo i secondi loghi, è meglio il primo logo allora, no? Scusate allora. Allora, vabbè, con questo voglio terminare, perché apriamo la discussione. Chi vuole intervenire? Consigliere Landaca, prego. Beh, me ne vanto, consigliere Madronola, di poter intervenire come cultura, insomma, lo considero una stelletta al merito. No, mica mi sono offeso. Allora, io intervengo soltanto per cortesia a precisare alcune cose dette dal consigliere Madronola, perché per quanto insomma l'atto sia abbastanza preciso in questo, credo che si... rispetto a quello che ha detto si rischi di fare un po' di confusione, perché lui ha giustamente detto perché dobbiamo avere due loghi quando c'è quello istituzionale SPQR con la corona sopra allo scudettino rosso, che è universalmente e internazionalmente riconosciuto come il logo di Roma. Ecco, la cosa che il consigliere Madronola non ha precisato, io mi dispiace che adesso ovviamente dal mio telefono è un po' piccolo, ma il nuovo logo relazionale non va ad inserirsi come una cosa aggiuntiva rispetto al logo istituzionale di Roma, ma va a sostituire un logo turistico commerciale che, insomma, io non voglio usare parole offensive perché non sono un grafico, non sono un esperto di marchi, di marketing e appunto di grafica, però insomma credo che anche su quello se ne potesse discutere abbastanza. Ricordo brevemente a chi non lo conoscesse che c'era la parola Roma un po' stilizzata, la M diventava la base di una statua con un capitello sopra e la lupa. Cosa voglio dire con questo? Che ci tenderei a precisare che il luogo istituzionale non è stato minimamente toccato, rimane lo stesso, quello con SPQR e la corona sopra lo scudetto, con appunto la sigla della città, la sigla usata fin dai tempi di Roma antica, insomma sono 2500 anni che si usa quella sigla per contraddistinguere la nostra città, e che quello che è cambiato quindi è cambiato, quindi esistevano già due loghi, uno istituzionale ed uno cosiddetto turistico commerciale, è stato cambiato quello, non entro nel merito se si poteva fare con meno soldi, con più soldi, né sulla qualità, credo però che sia una cosa che hanno molte altre città. Io mi sono fatto un giretto su altre città europee, anche di grande appeal turistico e culturale, e insomma non sono molto più belli di questo, detto in franchezza. Dopodiché io insomma ho grosse perplessità a votare quest'atto, soprattutto nella parte risolutiva, per i primi due punti. Se vogliamo insistere insieme per proporre all'Assemblea Capitolina l'approvazione di una delibera perché lo stemma istituzionale di Roma si è inserito nello Statuto di Roma Capitale, se vogliamo richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il riconoscimento dello stemma istituzionale di Roma Capitale, sono d'accordissimo a farlo, ma a chiedere di ritirare un nuovo logo relazionale che, diciamo, si inserisce un po' più a livello internazionale con un gioco di parole fra Roma, così come è pronunciata nel mondo anglosassone, in inglese, e quindi insomma, la maggior parte degli stranieri, con un gioco di parole Roma e You, discutibilissimo, non entro nel merito, in cui però vedo un senso. Ecco, io non sono d'accordo a farlo, quindi a chiedere di ritirare questo nuovo logo in quanto addirittura lesivo dell'immagine millenaria, insomma mi sembra un po' eccessivo. Il nuovo logo relazionale anzi è molto più vicino al logo istituzionale di quanto non fosse il precedente, e ugualmente a utilizzare quale logo relazionale lo stesso logo istituzionale non sono d'accordo per i motivi che ho già detto prima. Tutte le città, tutte le capitali europee, le città d'arte hanno un logo diciamo un po' più smart, che ripeto non entro nel merito, ma
se sia bello, se si potesse fare più bello, più economico o quant'altro. Però insomma, ce l'hanno tutte le città. Vediamo qual è la risposta dei turisti, vediamo se questo logo, anche come brand commerciale, come merchandising, può avere un successo, può piacere o può non piacere. A me quello che piace è che è molto più vicino al logo istituzionale, cioè si riconosce che è lo stesso logo istituzionale modificato come attrattiva turistica, come attrattiva, insomma, come aggiunta turistica commerciale per la città. Grazie. Consigliere Giuliano, prego. Grazie Presidente. Allora, simpatica questa mozione, perché sembrerà che a parlare del logo di Roma Capitale sembra una banalità. Poi riflettendoci bene, insomma, c'è da mettere in evidenza alcune cose molto importanti. Ora, io apprezzo l'intervento del collega che mi ha preceduto, però poi da qui intravedo una sorta di diktat a prescindere. Mi spiego meglio. Cioè, se uno legge questa mozione, scritta bene, male, ma comunque diciamo il contenuto, si pone davanti una questione di dire: ma io faccio parte di Roma, quindi sono andato a Roma, conosco, devo aver studiato parte della storia di Roma, per cui mi pongo dei dubbi. Ora, al di là dei dubbi o delle domande che uno si può porre, no? Però poi non può essere limitato al fatto che non si tiene conto che noi usiamo la lingua inglese. Cioè, è sfuggito sto fatto, capito? Logo relazionale, nel mondo ci stanno 2 miliardi di capitali europei che fanno diversi loghi, però noi dobbiamo utilizzare un logo, al di là del bello o del brutto, una lingua non italiana. Non diciamo se era francese, inglese, tedesco, non è quello il problema, che non è italiano. Allora a me viene in mente che giorni fa, non so se qualcuno è capitato, forse no, perché è più prettamente maschile, no, anche femminile, perché c'era il bando della Marina Militare. Il bando della Marina Militare fatto in inglese. Diceva: che c'è di strano? Allora parlavo inglese, giustamente, tutti i giorni, capito? How are you? When are you? And find, no? Does matter, capito? Cioè tutte queste cose così, ma noi siamo italiani. Per cui dico, cioè il bando della Marina Militare, dell'istituzione militare nazionale in inglese. Sentito il capo del Stato Maggiore della Marina, ha detto: beh, perché noi vogliamo prendere i giovani. Beh, se prendono così i giovani. La cosa è arrivata in Parlamento. E il ministro Pinotti ha detto: beh, effettivamente, non la sapevo questa cosa, chiamerò l'ammiraglio e cercherò di verificare che cosa è successo, perché non è che gli arriva tutto al ministro. Questo per dire che comunque sia stonava la cosa, no? O perlomeno uno si farà qualche domanda. Allora, parliamo di non Comune di Roma, un altro passaggio che forse qualcuno si scorda, di Roma Capitale, non Comune di Roma. Non siamo più Comune di Roma, Roma Capitale. Quindi un'immagine che è diversa da quella che era prima, riconosciuta, ringraziando Dio, e dovrebbe ancora andare oltre, no? Perché c'è stata la città metropolitana, ma dovrebbe appunto avere Roma un canale, tra virgolette, per essere un po' veloce, privilegiato rispetto, perché è capitale del mondo, ok? E allora uno dice: sì, però, boh, bello brutto, che c'è di strano? C'è tutto di strano. Cioè, i due simboli, cioè, ma questo è quello relazionale, per cui non c'è più la lupa, c'è, cioè, sempre a corona, 1884, insomma, no? Dove è stato istituito, storia e tutto, ma abbiamo messo solo la lupa, cioè come se ti ha messo aranci con le mele, la lupa, cioè il simbolo di Roma. Io non lo so se è normale, al di là della bellezza o della bruttezza, ci hanno fatto pure, no? La grande bellezza. Questo infatti sarà collegato dal punto di vista culturale alla grande bellezza, perché andiamo con Rome You, Rome Vattene, Rome Dai, Rome Sai, cioè facciamo una canzoncina su sta roba. Comunque, detto ciò, ma quello che poi
può essere che comunque dobbiamo tener conto, perché non si gioca quando si sta in aula, colleghi, cioè non è che si può votare per diktat che viene dal centro, eh? Io voglio capire se uno riesce a essere autonomo e ragionare con della propria sponte e dire, beh, effettivamente se mi dicono da Roma di votare una cosa così mi viene il dubbio, perché non capisco se al collega che rappresenterà altri colleghi gli è venuto il dubbio fino a un certo punto, perché mi va a dire condivido gli ultimi due punti, non condividi i primi, perché non mi spiega che c'è la lingua inglese, non mi spiega che non c'è più la lupa, non mi spiega che ci può essere un declassamento, la parola giusta è declassamento, nell'immagine che può essere quella della mondiale, cioè ci dobbiamo preoccupare di questo. E poi c'è un altro particolare. A parte queste sfere cromatiche, come vengono chiamate, ma è stato utilizzato il logo non in forma relazionale, è stato utilizzato in forma istituzionale nella campagna dell'AMA, nei manifesti dell'AMA. Oh! Quindi non giochiamo, ci prendiamo in giro. Va bene, quindi che dobbiamo fare di questo stemma? Cioè dobbiamo farne un passaggio di merchandising, di marketing, o dobbiamo comunque consolidare quello che è stato Roma? Però chi ci ascolta potrebbe pure dire, ma questi che stanno a parlare, cioè buche sotto casa, no? Ma questo è un discorso che comunque da qui deve partire una sorta diciamo di posizionamento dalla politica territoriale. Se noi vogliamo dire la nostra per le buche e per le cose che non funzionano, dobbiamo dire anche qualcosa su questo, perché non possiamo passare come soggetti terzi, perché il Comune di Roma tanto ci passa sopra come un treno e ha deciso. Chi l'ha deciso sto logo? O sapete voi chi l'ha deciso sto logo? Come è nato? C'è stata la discussione, c'è stata la partecipazione, la delibera 56 del 2006, c'è stata la partecipazione, perché io non mi permetto di dirlo, ma spesso e volentieri diversi colleghi si riempiono la bocca con la partecipazione. È stato fatto un referendum? Qualcosa? Dove nasce sto logo? Oh. Devo continuare? Presidente, devo continuare? Mi sembra che ho detto abbastanza. Concetto è abbastanza chiaro. Grazie. Grazie. Grazie Presidente. No, io volevo fare un paio di considerazioni. Nonostante io colga, insomma, se non altro l'interesse che è suscitato, che ha suscitato in alcuni consiglieri il nuovo logo di Roma Capitale, di cui non contesto assolutamente la loro volontà di entrare nel merito e contestare politicamente quella che è stata ritenuta da parte dei firmatari una scelta sbagliata, una scelta onerosa e una scelta di immagine che non consona al ruolo che Roma Capitale ha. Ma io non entro nemmeno io nel tecnico, perché non sono, come è stato già anticipato dal collega Laddaga, non sono un esperto di marketing, non mi occupo di grafica, per cui non posso entrare nel merito se il disegno, se il logo sia stato fatto bene o meno, ma ritengo che non sia nemmeno un compito nostro come consiglieri dare un giudizio di estetica. Secondo me c'è un altro tema, insomma, su questo invito tutti i consiglieri a fare una riflessione. Questa è una consigliatura secondo me piuttosto particolare. No, consigliatura generale, non del nostro municipio, una consigliatura perché ha scardinato da fattori che non dipendono esclusivamente chiaramente dalla figura del sindaco, ma sta di fatto che in questa consigliatura è emerso il peggior scandalo dai tempi di Tangentopoli che questo paese ha avuto. E penso che tutti i consiglieri presenti in quest'aula, che sono tutti attivamente impegnati a svolgere il proprio lavoro sui territori, a rendere conto ai propri cittadini quali sono le difficoltà in cui operiamo tutti i giorni come municipio, penso che sia importante palesare il fatto che per decenni questa città ha vissuto nel malaffare diffuso, ha vissuto in un malaffare talmente trasversale, talmente fagocitato da meccanismi beceri, a discapito solo ed esclusivamente poi dei cittadini.
milioni di euro in cui chi ci ha dovuto guadagnare ci ha guadagnato e chi ci ha dovuto rimettere ci ha rimesso, insomma non entro nel merito di quello che sta portando l'indagine di Pignatone, però voglio fare una riflessione a cura di tutti. Nel momento in cui c'è un procedimento del genere, io innanzitutto penso e parlo anche a nome del collega del mio gruppo, del consigliere Benassi, ma probabilmente moltissimi consiglieri faranno questa riflessione. Cioè, noi un domani potremmo dire ai cittadini che noi con questo sistema non c'entriamo nulla, non ci siamo mai stati, non è roba che ci appartiene, noi siamo totalmente scevri da questo tipo di politica. Tipo di politica che ha sperperato denaro pubblico per decenni. E sinceramente fare una polemica su un logo che è costato 15.000 euro, 20.000 euro a danno di... No, non era una contestazione politica legittima. Ma io non riconosco in questa contestazione l'elemento comunque politico per cui ha avuto un costo troppo alto rispetto a quella che era l'esigenza di rimodulare, di rimodificare l'immagine del logo. Per questo io penso che in realtà, al di là poi dell'aspetto che scherzosamente ho ribadito anche nello scorso consiglio al consigliere Madronola, che, di cui pecca di approccio smart, nel senso che oggettivamente oggi c'è una tipologia di comunicazione che va oltre, diciamo, l'ordinario, quello che abbiamo avuto fino ad oggi, per cui magari è anche opportuno che tutti noi facciamo uno sforzo per capire quello che è un elemento vantaggioso per un turista, per una famiglia che viene da un altro paese a visitare le nostre bellezze e che magari riuscire a controllare che le nostre bellezze non vengano distrutte da bande strampalate di tifoserie varie. Per cui ritengo sinceramente che il logo sia uno strumento utile, uno strumento che può avere un vantaggio dal punto di vista dell'immagine del turismo di questa città. Sul tema dell'onerosità, della spesa, le spese ci sono, fare un progetto ha un costo che secondo me è anche abbastanza, diciamo, consono rispetto a quello che sono i progetti di questo tipo, insomma. Non sono state usate cifre esorbitanti, per cui ritengo che in realtà il risparmio della politica oggi debba essere fatto da qualche altra parte, per cui posso fare già una dichiarazione di voto: noi non voteremo contro questa mozione, e per cui insomma ritengo che il nostro obiettivo politico sia quello di andare a risparmiare e a fare valutazioni di alto tipo su altri campi. Grazie. Grazie consigliere Cofra. Consigliere Coia, prego. Allora, è evidente, tutti l'hanno condiviso, che il passaggio da un logo storico che identifica i cittadini con la lupa sia un primo elemento negativo del fatto che si passi a un nuovo logo. Allora, qui ci sono poi due altri problemi, cioè li potrei definire autogol del consigliere che mi ha preceduto, perché si è parlato del costo del nuovo logo, qui c'è scritto 20.000 euro. Il costo di un nuovo logo non sono il costo del logo, ma sono il costo dell'utilizzo del logo e delle modifiche del logo presente in tutti i documenti e le applicazioni informatiche e tutti i posti presenti sulla città di Roma. Quindi se abbiamo oggi, faccio un esempio banale per i cittadini, 10.000 fogli intestati con scritto il vecchio logo, si prendono, si buttano al cestino. Relazionale. Va bene, relazionale, ok, non ti relazioni su cartaceo, ti relazioni solo elettronico tu. State, per cortesia. Non ti relazioni, okay. Per cortesia. Su un sito relazionale dovremmo esporre un nuovo logo, ok? Ci saranno altri costi, 20.000 euro non saranno neanche un decimo né un centesimo dei costi probabilmente che... Quindi questo è un primo discorso. Il secondo è, forse il sindaco Marino ha dedicato al nuovo logo la stessa attenzione che ha dedicato alla Fontana di Trevi e alla gestione dei tifosi della Feyenoord che hanno devastato
l'altro patrimonio della città di Roma, insomma, la barcaccia. No, questo c'entra tantissimo. C'entra tantissimo perché c'è un articolo qui su internet, potete cercare, l'assessore Leonori ha detto che non è certa che la lupa e il capitello possano rappresentare la città di Roma. Allora, uno può pure dire a me mi piace più quello, no? Ma se non è certa che la lupa possa rappresentare Roma, assessore Leonori, lei la daga che è del mestiere gli insegni un attimo di cultura, perché veramente è deprimente leggere una cosa del genere. E quindi io non sarei intervenuto, però da un lato volevo sottolineare che i costi non sono quelli indicati, saranno sicuramente superiori. Non c'è un solo motivo per cui si debba, perché non c'è un elemento certo che questo nuovo brand attiri nuovi clienti, anzi potrebbe addirittura allontanarli, perché un turista che viene a Roma viene per la tradizione, non viene mica per fa baldoria. Se vuole fa baldoria, va in un'altra capitale europea dove c'è solo quello. Noi abbiamo una cultura millenaria e siamo tradizione, quindi il logo, anche relazionale, deve rappresentare la tradizione. Tutto qui. Consigliere Tutino, prego. Grazie Presidente, sono stato un po' richiamato a intervenire da alcuni aspetti degli ultimi interventi e in parte lo debbo anche a delle osservazioni che condividevo, ecco, come giustamente veniva richiamato da altri consiglieri, dicevano al Presidente della Commissione Cultura l'ha data, cioè, diglielo tu, però siccome stava seduto vicino a me lo diceva a me le cose e allora le condivido un po' perché alcune cose vanno sapute. Ad esempio, no, ci sono alcuni aspetti sulla rappresentatività, ad esempio linguistica del logo. Primo, bisogna fare chiarezza su una cosa: non si cambia il logo di Roma, quello che si cambia è il logo commerciale, che è un'altra cosa, e che non è la lupa, è la lupa su un capitello che a sua volta aveva cambiato i precedenti loghi utilizzati, quindi è una cosa che a seconda dell'amministrazione è una scelta di immagine dell'amministrazione. Dopodiché, come giustamente la Daga mi rilevava, la lupa non è romana ma etrusca, ma questo non, ma questo cade, per cortesia, per cortesia, se parliamo di se parliamo di romano non è romano, no. Consigliere Giuliano. Allora, io dai, guarda, vi parlo da esperantista convinto, insomma, quindi non sono un cultore dell'inglese ma dell'esperanto. Tuttavia va rilevato che la lingua di Roma non è neanche SPQR, quella era la lingua dell'antica Roma, SPQR. Allora, parlando di inglese, tutte le principali città, le principali capitali hanno il logo commerciale che ha dei richiami all'inglese per il semplice fatto che questo richiama turismo. Ad esempio Parigi, ad esempio Amsterdam, ad esempio Berlino, ad esempio Copenaghen, non riesco a dialogare così, non ti sento. Oh, quindi detto ciò, potrei anche fare. Scusa, consigliere Tutino, per cortesia, per favore. No. Per favore, prego. Siccome ecco, il problema poi è simpatico ed interessante, perché appunto è un problema di riflessione culturale, la facciamo volentieri, ma l'importante è che venga fatta in tutta la sua correttezza, che qui è avvenuto, ma altrove, ad esempio in Assemblea Capitolina, si è parlato di cancellare la tradizione. La tradizione in sé è una trasmissione di conoscenze che viene elaborata via via nei linguaggi del momento e dunque è tradizione in questo momento anche questo. Allora, poiché il logo commerciale è normale che si faccia in una lingua che ha appeal commerciale, quindi anche qui mi esprimo in inglese, che ha una capacità di presa commerciale e si fa il logo in quella lingua, non lo farei neanch'io in esperanto, che sono esperantista, e non l'hanno fatto i francesi in francese, nonostante insomma abbiano una certa tendenza ad affermare la propria cultura.
Detto ciò, è chiaro che anche quando si parla di costi e dei 20.000 euro sono, rispetto ad uno studio del genere, una cosa ben comprensibile. Se poi si dice è costoso anche cambiare il logo da tutti i documenti, e allora, e qui rispondo volentieri anche al collega dei 5 Stelle, non dovremmo neanche eleggere il Presidente della Repubblica, perché poi dobbiamo cambiare tutte le foto da tutti gli uffici. Oppure quando muore... non è differente, nel senso che nel momento in cui lasciamo quello di prima, potevamo lasciare un altro settennato, tanto ne abbiamo fatte uno e mezzo, ne abbiamo fatto uno e mezzo, potevamo fare altri 7 anni. Esatto. Quindi, siccome sì, nel cambiamento di un logo e nella scelta di immagine di qualunque struttura istituzionale, da che vi è storia, c'è il come rappresentarsi verso fuori, e questo c'è anche nella città di Roma, e è stata una scelta del tutto legittima, quindi piaccia o non piaccia, perché lì si è nel tema delle opinioni, perché una prossima amministrazione potrà avere opinioni diverse, ma non c'è assolutamente una, diciamo, una cancellazione della storia, anzi soprattutto c'è un inserimento nel dialogo storico odierno. Grazie. Consigliera Lenci. Grazie Presidente. Finiamo la discussione prima, no? Consigliera Lenci, prego. Grazie Presidente. Ma io, cioè, mi sembra che alcune volte si cerchi di difendere l'indifendibile. Cioè, quando può succedere che un'amministrazione faccia una scelta sbagliata, può succedere a tutti, siamo umani. L'importante magari è, prima di andare ad ulteriori spese, se ne accorga e dica vabbè, ma non c'era bisogno. Anche perché mi dispiace non sapere un po' di più su questo argomento, anche perché, visto che poco fa, supportato da sentendo altri consiglieri che dicono che già avevamo dei loghi, altri due loghi per quanto riguardava la parte del merchandising, e sono stati cambiati perché non andavano bene, cioè non portavano, diciamo, il turismo, c'erano dei problemi per questo. Io penso che siamo in un momento così drammatico dove veramente dovremmo fare i conti della massaia, no? Per decidere come utilizzare al meglio le risorse che abbiamo, e quindi non è che cambiare un logo ci cambia quello che è successo a Mafia Capitale, non basta un logo per cambiare e per far vedere che siamo diventate le persone serie, anzi forse proprio il fatto di voler mantenere e ritirare su quella dignità di romani, quindi cacciando fuori chi ruba e mantenendo le persone oneste, purtroppo questa cosa non ce la dà un logo, ce la dà la possibilità di ridiventare un paese pulito, di cominciare a accettare i politici puliti e quelli che non lo sono fuori, ma per sempre, no, che li butti dalla finestra e rientrano dalla porta. Allora, io penso questo, appunto dicevo, dovremmo diventare, no, delle brave massaie, perché siamo veramente in gravi difficoltà, e se un'amministrazione deve fare delle scelte, mettere delle priorità, al momento forse sarebbe stato meglio veicolare questi soldi, che poi non saranno iniziali 20.000, come diceva anche il consigliere Coia, saranno molti di più, e magari forse avremmo potuto fare delle cose più interessanti e che hanno più necessità. Poi, se io sono convinta che questo non ferma i turisti di Roma, i turisti a venire a Roma, forse li fermano più il fatto che abbiamo poca organizzazione anche per quanto riguarda il trasporto, abbiamo la difficoltà che ci sono alcuni musei che magari non sempre, adesso un po' di più, ma prima c'erano anche delle difficoltà, e quindi rendiamo magari più appetibile il nostro territorio in maniera diversa, non con un logo. Grazie. Allora, non ci sono altri interventi, così la Patrone, che ha presentato la mozione, ha diritto di poter replicare, no, fare un intervento, prego, non esageriamo, prego, faccia il suo intervento. Ok, dunque io sentivo parlare di tradizioni, giustamente, di cultura, tradizioni, ma in queste piccole cose che stiamo distruggendo le nostre tradizioni, l'abbiamo fatto
e le nostre origini più che altro. Abbiamo fatto anche inizialmente, voi non c'eravate, con il crocifisso, quando fu tolto il crocifisso nelle scuole, ma che è? Il crocifisso è un'immagine piccoletta, che problema, ce lo togliamo, tanto ci hanno chiesto gli stranieri, gli dà fastidio vederlo, hanno fatto quel presepe nelle scuole, non si fa più il presepe, perché non si fa più? È perché ci stanno i musulmani, che facciamo? Ah, se io vado nei paesi arabi, vado a dire qualcosa contro un musulmano, mi tagliano le braccia, le mani e tutto qua. Vengono qui, possiamo fare tutto. E anche con queste piccole cose, mano a mano, stiamo distruggendo le nostre tradizioni. Ma è pure giusto, perché se stiamo avanti così, anche la stessa lingua italiana, Roma e you, ok, va bene, mettiamo l'inglese, perché ormai è tutto inglese, l'italiano non conta più niente, andiamo avanti con l'inglese, ok, il crocifisso, ma levamo, abbiamo i musulmani, ma che ci frega del crocifisso, il presepe, ma che famo il presepe, ma il presepe lasciamo, vabbè, e andiamo oltre su tante cose che abbiamo tolto. Quello che dico, mi riaggancio al consigliere della Daga, giustamente, che ha detto che lui in alcune cose vede... ha visto che ci sono cose buone in questa mozione, cose buone, la prima cosa buona, ha detto che non vede una cosa lesiva in questo logo, no? E allora togliamo la parola lesivo, si può togliere, no? Poi che ha detto? Ci vogliamo attivare con il comune per farlo registrare? Ok, a questo punto che facciamo? Ci attiviamo con il comune, sta scritto sulla mozione, quindi è votabile, perché ha detto il consigliere Laddaga, non l'ho detto io, tutto registrato. Poi che ha detto? Richiede alla presidenza del consiglio il riconoscimento dello stemma istituzionale. Ok, l'ha detto il consigliere Laddaga, sta scritto nella mozione, pertanto secondo me la mozione è votabile. Non riesco a capire perché non sia votabile. Oddio, è offensiva nell'ultima parte? Ok, togliamo che impegna il presidente del municipio. Lo togliamo, quindi la nostra mozione diventa una mozione votabile, secondo il consigliere Laddaga. Perché secondo il consigliere Laddaga e anche credo il consigliere Tutino e poco il consigliere ai lavori pubblici, che ti occupi del logo e te dovresti occupare dei lavori pubblici, no? Gli interventi dovresti fare di più forte sui lavori pubblici che sui loghi, perché non è un lavoro pubblico, lascio la parola alla cultura, e quindi quindi a meno che a consigliere, consigliere presidente della commissione lavori pubblici, meno che non ti fanno fare lavoro pubblico e ti fanno levare la lupa al Capitolio, diventa un lavoro pubblico. Vabbè, detto questo, richiamo, perché il consigliere Daga forse non ha capito, però mi sembra di aver capito abbastanza bene. Lui ha detto che non vedeva in questa mozione alcuni passaggi, o sbaglio, mi sembra che era quello l'intento, però in alcuni si identificava, era anche d'accordo. Quello che gli dava fastidio era il lesivo, togliamo il lesivo. E qui devi giocare con me, perché qui si gioca. No, si gioca, perché tu fai il culturale, l'acculturato, sei bravo, mi parli della storia etrusca, quello che mi parla che la lupa viene dagli etruschi, ma io la lupa ho vista sempre la lupa con i due gemellini che le ciucciavano, pertanto per me ho 60 anni e non è che ho problemi. Quindi mi hanno insegnato quella cosa e quella cosa per me rimane la mia cultura, la mia tradizione che mi hanno trasmesso. E la mia cultura la mando avanti. Perché non è vero che ciucciavano? Ah, beh. In italiano, in romano si chiama... Però suo padre, padre della conclusione? I gemellini che ciucciavano. Come si chiamavano? Rom e Rem. Perché dopo succede così, se cambiamo tutto. Allora, ritornando a bomba, quindi il consigliere Laddaga, che mi sembra che sia quello che ha guidato le file, tutto quanto, perché è il più acculturato da quello che vedo da quella parte, per quanto riguarda la cultura, perché presidente della cultura deve essere acculturato, sarà che presidente, scusate, no? Come io sono da legalità e sicurezza, devo essere in bassa legale, no? Allora, poliziotto, bravo, hai detto la parola giusta, ci vogliono i poliziotti, alla prossima risoluzione arriveranno i poliziotti, non ti preoccupare, ce n'è anche per te. Allora, ecco, arriva la difesa, c'ho ragione, è difficile darmi consigli, vabbè, togliamo, quindi il primo punto togliamo lesivo,
giusto? Rimangono in piedi proporre all'Assemblea Capitolina l'approvazione di una delibera adozione dello stemma istituzionale. Rimane in piedi perché la DAG ha detto che questo è giusto, perché non è stato mai registrato quel logo, quindi va bene. E in più richiede la presenza del municipio, del Consiglio dei Ministri, il riconoscimento dello stemma istituzionale, cosa buona e giusta, è scritto in Nazione, pertanto potrebbe essere votato. Togliamo soltanto impegni altresì il Presidente del Municipio, perché questo non passerà mai, perché a non considerare il nuovo luogo in relazione alla fine della comunicazione del Municipio. Che ci vogliamo fare questa mozione? Perché queste sono le proposte che avete fatto voi, eh? Non le ho fatte, io ho fatto una mozione, voi avete fatto delle proposte, e adesso davanti a tutti mi dovete dire no, non la vogliamo a prescindere, no, perché qui è il discorso. O la votate con queste modifiche, o se no dovete dire io non la voto a prescindere, perché ha presentato il consigliere Matronola, consigliere Giuliana, consigliere Lanotta, consigliere Redicina, consigliere Goia, quindi siccome voi siete de destra, siete cattivi, opposizione, robaccia, roba, noi siamo persone per bene, non ve votiamo. Adesso chiedo la sospensione del consiglio per vedere se vogliono modificare la mozione, signor Presidente. Me lo devono chiedere. È una sfida al consiglio questa. Me lo devono chiedere, consigliere Matronola. Me lo devono chiedere. Io sto chiedendo io. Chi lo deve chiedere? Chieda la sospensione del consiglio? Chiedo la sospensione del consiglio per 5 minuti affinché i consiglieri che hanno fatto quelle proposte della maggioranza, che riconoscono in questa mozione determinate cose buone e giuste ed altre da togliere, che vengano tolte e viene approvata la Presidente, mozione. Presidente, scusi, per chiarezza. Perché altrimenti siamo di andare avanti. Il mio intervento era di eliminare i primi due punti, non la parola lesivo. Quindi se c'è disponibilità su questo se ne può parlare, altrimenti credo. Quando ho tolto lesivo ha tolto tutto. Però consigliere Matronola mi ha chiesto di sospendere, di era richiesta la sospensione del consiglio per vedere se c'è la possibilità. Ieri la gente di allora, sospende il consiglio per 5 minuti. Grazie. Il consiglio. Scusate. Benissimo. Allora aspetti un attimo, consigliere Matronola. Scusate, pure c'è un intero, si parla molto brevemente, mi dica che cosa è successo. Allora, che cosa è successo? Che io ho detto che il consigliere Addaco era culturalmente preparato, e invece devo dire che culturalmente preparata era la consigliera Caccamo, che mi ha fatto notare, purtroppo mi dispiace dirlo, mi ha fatto notare che effettivamente il logo di Roma Capitale, del Comune di Roma, è inserito all'interno dello statuto del Comune di Roma, pertanto è ufficiale. Quindi a questo punto, visto che vi ho tenuto fermi per ora, perché vi c'è voluto ora, perché non venite preparati in consiglio, perché ecco quello che succede, perché se voi aveste letto prima e invece non l'avete fatto, io ho costretto a leggere, adesso l'avete fatto, avete ricordato, avete letto, avete saputo che non state Roma Capitale, già inserito il logo, pertanto il consigliere Matronola, d'accordo con tutti i firmatari, che fanno, ritirano la mozione. E ecco qua, è finita la storia. Grata. Allora. Grazie dell'applauso, riprendi tutti per favore. Allora, insomma, sono finiti i soldi. Passiamo al quarto punto dell'ordine del giorno. Scusate. Per favore, per cortesia. Allora, proposte di deliberazione, espressione del parere proposto 212, regolamento per attività sportive multidisciplinare. Allora, su questo c'è un ordine del giorno firmato dal Presidente della Commissione Sport, collegato alla proposta di delibera. Allora, e il consigliere Poli, presentatore dell'atto, ha chiesto di poter parlare per 30 minuti ai sensi del regolamento. No, perché è iniziato a parlare di questo argomento, allora. C'è un altro collegato alla linea. Decidete però.
Prego, assessore. Allora, grazie. Allora, ci tenevo un po' a rappresentare la proposta, perché proprio al riguardo, insomma, io come assessorato, come sapete, insomma, ci ho lavorato dall'inizio, e quindi il fatto che sia arrivata la proposta 212 è frutto anche di un lavoro che noi per un anno abbiamo fatto insieme tra l'assessorato allo sport e l'assessorato alla scuola. È successo però che a distanza di un anno e mezzo, per questo ci tenevo a fare un'introduzione, e per questo il parere poi della Giunta che ha seguito alla proposta è stato un parere negativo, proprio perché in realtà lo strumento su cui noi abbiamo lavorato e che per un anno abbiamo aspettato e atteso, in realtà poi non è stato lo strumento, non è attualmente lo strumento che permetterà a noi come Consiglio Municipale, come Giunta, di entrare e, come dire, avere gli strumenti necessari per affrontare quello che è un tema legato alle palestre scolastiche, che proprio in questo municipio, almeno nell'ex decimo, ha delle grandi difficoltà e da diversi anni. Allora io dico che brevemente, poi lascio la parola ai presidenti, che invece ho molto apprezzato, perché in qualche modo si sono messi lì articolo per articolo, hanno lavorato e anche, insomma, credo di aver contribuito insieme a loro alle indicazioni necessarie, e mi sembra che è uscita fuori una buona delibera. Però fermo restando che, nonostante noi abbiamo lavorato con una risoluzione in consiglio che ha portato alle commissioni congiunte un gran lavoro, quel lavoro è stato fermo per un anno, e il prodotto del lavoro fermo per un anno fa sì che l'assessorato allo sport si trova nelle medesime condizioni dello scorso anno rispetto a una decisione che è politica, ma che poi è legata all'amministrazione, legata alla legalità. Quindi io apprezzo notevolmente il contributo, perché nell'idea dell'accessibilità delle scuole aperte ci abbiamo lavorato insieme, perché sul centro costi del municipio, alla voce sport, insomma, la risoluzione è partita da noi, è stata accolta in centro, insomma, tanti elementi che poi avete rimesso dentro alla delibera sono stati accolti. Però adesso c'è da fare di nuovo col nuovo assessore Masini un nuovo lavoro. Ieri pare che si sono riunite per la prima volta di nuovo le commissioni congiunte. Insomma, io vedo una nebulosa che da questo punto di vista crea una difficoltà nella decisione generale rispetto al tema delle palestre. Quindi buono il lavoro delle commissioni, ma certo è che davanti, insomma, rispetto al nuovo regolamento c'è molto da fare. Grazie. Grazie a lei, assessora. Allora, prego, consigliere Poli. Grazie presidente, colleghi consiglieri. Ho chiesto di intervenire per 30 minuti, ma spero ovviamente di fare molto prima per rispetto del Consiglio. Insomma, sicuramente avrei sforato i 10 minuti che sono previsti dal regolamento. Allora, io parto dalla giornata di ieri. Come ho avuto modo di dire in commissione, ieri pomeriggio i presidenti delle commissioni scuola e sport dei municipi, insieme agli assessori di riferimento, sono stati invitati a partecipare a una riunione della decima commissione consigliare permanente presieduta dall'onorevole Celli, alla presenza dell'onorevole Baglio, la presidente dell'aula capitolina, e dell'assessore Masini. Nel corso della riunione le due firmatarie, perché ricordo che la delibera che perviene oggi all'attenzione di iniziativa consiliare, ci hanno riferito, e questo dato io vi trasferisco così come l'ho recepito, quindi senza ulteriori commenti, perché che l'atto che è stato depositato al segretariato generale non è quello sottoscritto e approvato dalle commissioni capitoline. Per cui questo ha creato, personalmente, anche a me, insomma, un certo disappunto, perché noi abbiamo lavorato, perché da regolamento questo siamo tenuti a fare, sull'atto che ci perviene dall'amministrazione capitolina, quindi con la trasmissione formale del segretario generale. In questa riunione, prima che tutti i municipi esprimessero
i loro punti di vista, le due consigliere e l'assessore Masini hanno dichiarato la disponibilità, proprio per questo imprevisto procedurale che c'è stato, di accogliere le osservazioni che pervengono dai municipi, inserirle in un maxi emendamento, farlo proprio in assemblee congiunte sport e scuola, riconvocare velocemente i municipi, io spero solo gli assessori, perché riconvocare i municipi per verificare se le osservazioni dei consigli sono state recepite e se non lo sono state per quale motivo non sono state recepite, per procedere poi all'approvazione definitiva in assemblea capitolina nel mese di marzo. Questo è il dato che c'è stato marzo. Questo è il dato che c'è stato marzo. Ci è stato riferito e confermato anche dall'assessore Masini, che è persona seria che tutti conosciamo per i trascorsi di attività nel campo. Detto questo, tutti i municipi hanno poi avuto l'opportunità di parlare, lo abbiamo fatto anche sia il collega Ciancio che io, formulando, voglio dire, quelle perplessità che abbiamo espresso in commissione, anche se in forma generica, e per una forma di rispetto per l'Aula, ovviamente non abbiamo consegnato noi brevi mano le osservazioni, perché debbono essere portate all'attenzione del Consiglio, e personalmente non mi sembrava opportuno, stessa cosa ha fatto il collega Ciancio, per cui questo credo che possa essere da voi apprezzato, potevamo già farlo, cioè queste non è così, insomma, perché le osservazioni che noi abbiamo fatto sono valutazioni che noi sottoponiamo anche a chi non è nelle commissioni, perché tutti i consiglieri possono esprimere e dare il loro contributo in materia. Credo che il collega Ciancio poi interverrà per ciò che attiene i lavori che sono stati fatti in commissione scuola. Vado alle osservazioni che abbiamo formulato nella commissione sport. Il 23 di febbraio, quindi lo scorso 23, ci siamo riuniti, abbiamo fatto una riunione piuttosto, insomma, lunga, per cui colgo l'occasione intanto per ringraziare tutti i commissari che sono stati presenti, perché mi hanno dato la possibilità, insomma, di poter poi redigere il testo in condizioni atmosferiche e ambientali piuttosto particolari, perché eravamo tutti quanti stanchi, per cui credo di aver riportato quelle che sono state le sollecitazioni che sono scaturite dalla riunione in maniera aderente ai lavori. Cominciamo con le osservazioni. Innanzitutto chiedo poi all'ufficio consiglio, ma questa è una questione di carattere pratico, se la frase che abbiamo inserito nell'allegato all'espressione di parere è stata tolta per qualche motivazione, perché ritengo che quella faccia parte, perché è stata proprio un'osservazione della commissione, perché l'allegato all'espressione di parere recita: prima della tabella, per intenderci, che voi ci avete, noi avevamo detto: premesso che permane la perplessità sulla unificazione nella proposta di due differenti materie disciplinate, impianti sportivi e aule auditorium, si esprime parere favorevole con richiesta di integrazione sulla base delle seguenti osservazioni. È vero che questa parte di questa fase è riportata all'inizio del delibera. Ritengo tuttavia, per rispetto della Commissione, perché questa è una sollecitazione che è pervenuta, la perplessità c'è stata, io vi richiedo se dal punto di vista formale è possibile inserirlo e non fare l'emendamento, perché in realtà è scritto, io l'ho firmata la lettera, per cui... Quindi è una cosa formale, cioè, ripeto, non cambia poi il senso di tutto il lavoro che va fatto, però siccome è il preludio alla formulazione degli emendamenti, vi chiederei se fosse possibile di inserirlo. Perché si devono fare due regolamenti, cose che non siamo arrivati a deciderlo, quella frase. Quella premessa vuole dire due regolamenti. Vabbè, consigliere Ciancio, poi lei interviene, considerando che poi è stata la riunione di ieri, lo sa come sono andate le cose, se se n'è andato glielo dico io come sono andate, per cui poi lo vediamo. Nel merito delle osservazioni che sono state formulate, noi partiamo già dall'articolo 1 che
amplia il concetto che è stato riportato dalle consigliere capitoline, prevedendo che Roma Capitale, per il raggiungimento delle sue finalità, ovvero di pervenire al miglioramento della salute dei cittadini, impiantistica, eccetera, eccetera, possa perfezionare uno o più protocolli d'intesa con le direzioni regionali, con la direzione regionale del MIUR, con il CONI, il CIP. Questo perché nel testo dell'articolato, l'articolato che è pervenuto alla nostra attenzione, poi se la copia quella effettiva lo riportava, non abbiamo potuto apprezzare lo spirito, non c'è il richiamo a questo tipo di accordo, che deve necessariamente essere fatto, lo abbiamo verificato per l'esperienza pregressa. Io vi segnalo, colleghi, che alcuni municipi, il primo, il terzo e il quarto, credo, indipendentemente dalla delibera 263 vigente, hanno effettuato e hanno perfezionato dei protocolli diretti con le istituzioni scolastiche, prevedendo l'uso non solo delle palestre, quindi al di là della 263 specifica, allargando questo concetto e prevedendo direttamente a fare dei protocolli d'intesa. Certo è che quando l'assessore del primo municipio ci ha detto che l'accordo che il mini parlamentino ha fatto con le istituzioni scolastiche si riferiscono a 5 impianti, è chiaro che, voglio dire, ho compreso perché è facile mettere d'accordo 5 persone più una. Noi che abbiamo 60 impianti qui, con un pregresso devastante per ciò che attiene l'ex decimo municipio, molto più virtuoso per ciò che attiene l'ex nono, che hanno fatto i bandi e quindi hanno rispettato, voglio dire, una certa coerenza regolamentare, è certo che, voglio dire, credo che noi anche adesso, nonostante, voglio dire, i migliori intendimenti sia dell'assessore Antonelli che dell'assessore Natali, voglio dire, credo qualche perplessità che si possa pervenire alla stipula di un protocollo così collaborativo tra le parti, per cui un richiamo regolamentare che deve essere fatto, per cui tutti gli attori, lo sgabello a tre gambe, tutti quanti si sentano protagonisti di questo regolamento, ritengo, insomma, che sia da aggiungere. Questa sollecitazione è pervenuta in commissione, era scritto in una delle proposte di emendamento che avevo presentato, e l'assessore stesso ci aveva pregato di inserirlo se non tra le premesse al primo articolo, tant'è che questo elemento significativo è alla fine dell'ultimo capoverso del primo articolo. Quindi per queste finalità noi prevediamo, o comunque chiediamo, che Roma Capitale preveda questo perfezionamento di protocolli d'intesa. Non vado agli articoli che sono, voglio dire, più di formalità, ovvero l'articolo 2, ultimo capoverso, sono integrazioni stilistiche riprese, colleghi, dalla risoluzione che noi abbiamo approvato all'unanimità il 30 gennaio del 2014, nel senso che questo lavoro, per quanto lungo è stato, ve lo posso testimoniare, mi ha visto impegnato, insomma, per fare i collage di quello che abbiamo approvato o meno, ma non mi sono inventato niente, nel senso che comunque ho ripreso il testo della risoluzione del 30 di gennaio del 2014, riattualizzandola nel nuovo contesto che ci è pervenuto all'attenzione. Per cui salto direttamente uno degli aspetti di criticità riguardato l'uso dei defibrillatori. Noi abbiamo inserito questo capoverso che, se non vuole essere provocatorio, insomma, quasi, però, voglio dire, Roma Capitale assicurerà le risorse umane strumentali ad ogni municipio per l'organizzazione dei corsi, perché Roma Capitale ci ha restituito un elaborato che ci chiede, quindi prevede che un municipio organizzi i corsi. Con le situazioni che ci abbiamo, mi sembrava, voglio dire, un elemento da aggiungere. Con la stessa finalità dell'articolo 1, all'articolo 4, al primo capoverso, questo emendamento è stato approvato
durante la discussione, dopo le parole concessionari, sono stati aggiunti attraverso un accordo quadro da perfezionare con i dirigenti scolastici e l'amministrazione. Stesso concetto, mano a mano che noi costruiamo questa rete con le istituzioni scolastiche, prevediamo che questo avvenga, se non c'è un accordo così empatico immediato, attraverso la forma regolamentare, per cui prevedere che ci siano dei momenti di incontro istituzionali formali con degli accordi che debbano essere stipulati, ci è sembrato opportuno richiamarlo. Questo ovviamente, se poi nel futuro tutti si andrà d'accordo, d'amore, e basta una piccola conferenza di servizi e tutti si mettono d'accordo, tanto meglio. È stato accolto un emendamento che aveva formulato il collega Ciancio di sostituire l'affissione all'albo per 30 giorni anziché 15. È stato aggiunto l'articolo proposto in commissione che recita che le società ed associazioni sportive non possono partecipare singolarmente al bando ove già riunite in qualsivoglia modalità in consorzi, cooperative e dati partecipanti ai bandi, perché questo non era specificato, quindi i consiglieri lo hanno espresso, è stata anche votata questa modifica. Altra modifica riguarda l'articolo 6, il terz'ultimo capoverso, sulla possibilità di affidamento del numero dei centri sportivi. La delibera che ci perviene prevede 5 impianti sportivi per 60 ore. La commissione ha deciso di contrarre questo numero e di ridurre a 3 centri polivalenti municipali per non più di 30 ore settimanali. Poi il collega Belisario ha proposto un emendamento pure che è stato approvato. Nel monte ore di 30 ore settimanali vengono calcolate anche quelle riferite a quei soggetti che usufruiscono di spazi sportivi a seguito di affidamento perfezionato dall'istituto scolastico con procedura diversa rispetto a quanto disciplinato con la presente delibera. Di questo si spiega da solo, la finalità credo sia buona, nel senso che se uno fa accordo diretto c'è comunque una penalizzazione. L'articolo più, non controverso, ma insomma sul quale abbiamo speso più tempo, è quello che riguarda i criteri di valutazione, che è l'articolo 7. Qui c'è stata una discussione serrata, insomma ci ha portato via molto tempo, e la Commissione, da quello che io ho potuto percepire dall'andamento dei lavori, ha fatto proprie le nostre indicazioni della delibera del 30 di gennaio, inserendo comunque nella formulazione dei criteri anche quelli previsti dall'Assemblea Capitolina. Su questo voglio fare una precisazione. Nella seduta di ieri della Commissione, la Presidente Baglio e la Presidente Celli hanno precisato che il testo che sarà riportato nella delibera, indipendentemente dalle osservazioni dei municipi, lascerà liberi i municipi di decidere le priorità dei criteri, ovvero mentre noi qui li abbiamo messi. Prego? I criteri vengono stabiliti in forma generale, poi ogni municipio si decide quali sono le priorità, quindi quale mettere per primo e quanti punteggi assegnare ad ogni criterio. Per cui oggi vi pregherei, ma insomma io non ho nessun tipo di problema ad andare avanti a discutere, di non stare se uno sta prima o uno sta dopo. I primi che abbiamo messo sono quelli della nostra risoluzione del 30 di gennaio, che sono tendenti a tutelare le fasce più deboli dei cittadini che abbiamo nei nostri territori. Poi c'è il defibrillatore, chi offre di più, eccetera, eccetera. Per cui, ripeto, nell'ambito della discussione il Consiglio autonomo può fare quello che gli pare, possiamo stravolgere tutto, l'importante è che i criteri comunque permangano sulla scorta di quanto ci hanno detto le presidenti, le proponenti capitoline. Per cui l'ultima cosa
nella formulazione dell'osservatorio, commissione, come si voglia chiamare, abbiamo previsto il delegato CONI, senza prevedere membri esterni che nomina uno, nomina l'altro, viene diretto quello che ha responsabilità sullo sport, per quanto riguarda le palestre, per quanto riguarda evidentemente gli spazi multimediali, le aule, non è previsto, perché tant'è che non c'è, e non lo abbiamo messo perché non è competenza ovviamente della commissione sport farlo. Ed è stato, voglio dire, rimodulato l'articolo che attiene ai fondi, quindi al centro di costo. Gli introiti derivanti dall'amministrazione, è riportata la stessa dicitura della risoluzione del 30 gennaio, vengono riversati negli appositi centri di costo municipale, questo già lo dice la delibera che ci perviene, però la delibera indica per fare questo, quello, quell'altro, no. 2/3 per l'utilizzazione del municipio, e lo decide il municipio che cosa ci deve fare, 1/3 nel centro di costo del municipio, sull'indicazione che ci dà il dirigente scolastico, che è esattamente la richiesta, la formulazione che è pervenuta in commissione il 30 gennaio e che abbiamo riportato il 23 febbraio. Credo di aver esaurito l'illustrazione del nostro lavoro. E non so, Presidente, l'ordine del giorno vuole che lo illustri, non facciamo tutto, non facciamo dopo? Per cui per il momento, voglio dire, per il momento mi fermo qui e voglio dire, se ci sarà poi l'occasione sono disponibile per repliche o per precisazioni, ma ritengo che sia chiaro il lavoro che è stato fatto. Grazie. Grazie a lei. Io credo che poi quando nelle commissioni tutte si fa un lavoro molto approfondito, anche la discussione in consiglio diventa sicuramente più veloce. Allora, altri interventi? Ci sono altri interventi su questa proposta? Consigliera Tredicine, prego. Sono spostata e io ovviamente volevo fare i complimenti alla commissione perché abbiamo fatto, ritengo, un ottimo lavoro sia col presidente che con l'assessore e tutti i consiglieri che hanno partecipato, e anche molto molto bene. E quindi noi come Forza Italia, visto che manca il mio capogruppo, voteremo favorevolmente. Grazie. Allora, consigliere Ciancio, prego. Grazie Presidente, è d'obbligo perlomeno ringraziare la Commissione che ha lavorato su quest'atto. Questa suddivisione dei due non c'è, perché gli uffici non l'hanno messo, quindi rimane come senza questa, quindi solo con l'osservazione. Non l'avevo neppure vista. Onestamente ti devo dire, abbiamo lavorato così tanto che mi diventa difficile tenere sotto controllo tutto quello che è stato fatto, però alcune considerazioni da me devono essere assolutamente fatte, perché tu eri presente in aula, abbiamo discusso, sono rimasto folgorato dalle parole di Catarci, sì, del presidente dell'undicesimo municipio, che ha avuto parole di elogio per il lavoro di questa, del regolamento, ha gratificato l'ambizione anche di fare due avvisi pubblici, A e B, uno relativo alle palestre polifunzionali e l'altro relativo agli ambienti. E io invece devo ricordare all'Aula che, come dire, si era partito un po' per respingere indietro questo regolamento, quando invece nel momento in cui si doveva fare la proroga viene preso ad esempio, dice, nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento diamo un'altra proroga. Io vi voglio ricordare che dalla memoria di giunta numero 56975 del 2007, quindi che parte dal 2004, che si fanno le proroghe. Vorrei dirvi che ci sono 27 associazioni affidatarie e ci sono, cioè, noi non siamo titolati a dire che possiamo fare una proroga, e dovevamo, come dire, nelle more comunque partire a fare l'avviso pubblico secondo il vecchio regolamento. Invece ci siamo ingolfati in un regolamento
che tarda ad arrivare, tutto l'impegno nostro per formulare le migliori, quando non siamo titolati a formulare il meglio di nulla, perché siamo gli unici ad aver effettuato tutte queste proroghe. E allora un regolamento si attende per dare una proroga? Io sono rimasto molto deluso dal fatto che l'assessore non abbia all'inizio della consigliatura posato le carte e detto si fa l'avviso col vecchio regolamento, chi c'è c'è, fine, male, giusto, c'è una regola da rispettare. Poi col tempo ha visto noi ci troviamo di nuovo che il nuovo non verrà. Con che cosa andremo a bando? Andremo col vecchio regolamento. Per quanto tempo? Per un anno o per tre? Ci abbiamo una serie di problemi gravi a prescindere di questo regolamento, dove abbiamo discusso tanto sui criteri, veramente quasi tutti sottraendo anche tempo alle due proposte che dovevamo analizzare in questi giorni, che una è le ludoteche e l'altro era il regolamento sulle palestre. Tutti gli emendamenti fatti in commissione ritengo che possono andare bene, ma su uno bisogna ragionare e assumersi la responsabilità, visto che del resto poi ce lo chiedono come municipi, quello di dire se l'esperienza viene prima del progetto o il progetto viene prima dell'esperienza. Non c'è esperienza senza progetto, e anche nelle carte che le ha scritto assessore spesso, tante volte, ha parlato della valutazione del progetto come situazione primaria. L'esperienza non è che si può valutare qualcuno solo dall'esperienza senza valutare prima il progetto. Comunque non è questo che è importante, perché ci daranno libertà di decidere la scaletta, la gradualità dei punteggi, questo ho capito ieri, rispetto ai punti fermi degli indicatori. Io sono d'accordo nel licenziare con un voto positivo, non peraltro per lo sforzo e il lavoro fatto da tutti noi in commissione e fuori dalla commissione, però io, come dire, un po' di riflessione dovremmo farla su quello che succede, su chi sta spingendo per darci questi quattro spiccioli. Sono 18.640 nell'ex non in un anno. In un anno, nel 2014, gli introiti che le associazioni versano sono questi. Vorrei dire che è vero, fanno un servizio, ma non dobbiamo confondere che sia beneficenza quella che le associazioni stiano facendo ai municipi attraverso, come dire, l'impegno di utilizzare le nostre palestre a fronte però di regole certe che valgono per tutti. Io, per carità, nulla contro le associazioni che svolgono un lavoro egregio, però un buon padre di famiglia sa valutare quello che ha e come lo deve far fruttare. Io penso che bisogna, per l'interesse di tutti, della componente dei piccoli utenti, della componente delle associazioni, degli organismi politici, bisogna valutarli con attenzione questi aspetti, altrimenti noi cadremo sempre nell'equivoco che ci sono alcuni che marciano male, e non è giusto, perché poi vediamo, ne paghiamo le conseguenze a livello politico, soffrire del fatto che gli affitti, 90 euro per un affitto di un bene comunale a Fontana di Trevi, le palestre, se qualche privato vuole avere una palestra tipo la peggiore che abbiamo noi, dovrebbe pagare 2-3 mila euro al mese, questo è accertato. Sono d'accordo che noi dobbiamo applicare dei canoni ridotti, perché è anche un servizio con un prezzo calmierato da parte del municipio, però con un vincolo, che è quello del buon padre di famiglia rispetto ai beni che ha. Quindi io, per quanto riguarda la commissione scuola, ritengo di aver avviato insieme ai componenti e aver approvato sostanzialmente le osservazioni della Turco, che sono tante, sono 14 punti, ma nella sostanza
ripercorreranno il grande emendamento che presenteranno le commissioni, superemendamento. Su tutto quello che noi porremo dai municipi, secondo me la vedo difficile, perché ci sono tante posizioni così diverse, per cui alla fine la spunteremo sul punto che forse tutti apprezzano, che i criteri. Ogni municipio valuterà dei criteri propri. Onestamente vorrei che i criteri fossero un po' uguali dappertutto, perché il criterio in più doveva essere quello formulato da un singolo municipio, ma in generale si doveva seguire la linea generale del regolamento. Comunque, quindi per stanchezza io ritengo che bisogna votare questa, licenziare questa delibera. Ringrazio i consiglieri e gli assessori per l'impegno che hanno dato a questa procedura. Grazie. Grazie, consigliere Ciancio. Consigliere Laddaga. Grazie Presidente. Io insomma sarò breve, volevo dire che abbiamo partecipato ai lavori insomma abbastanza complessi, come ha ricordato anche la consigliera Tredicine, su cui tutti i commissari della commissione scuola e della prima commissione, della commissione sport, abbiamo cercato di dare un contributo il più possibile positivo e ragionato. Volevo ringraziare i presidenti delle due commissioni per il modo con cui sono stati condotti i lavori nelle commissioni, insomma cercando di dare il massimo supporto anche di documenti, di aggiornamenti, di cose che cambiavano e con il passare dei giorni, e quindi di aver guidato i lavori direi con grande insomma apertura nei confronti di tutti. E però mi occorre fare una precisazione che insomma credo sia giusto ricordare, che in tutto il processo che ci ha portato da un anno a questa parte a ragionare sui centri sportivi municipali, gli assessori e in particolare l'assessore Natali, che era più interessata alla cosa, si sono sempre mossi secondo quanto richiesto dalle commissioni. Questo credo sia importante, anche se poi all'interno delle commissioni c'era qualcuno che non era d'accordo e sosteneva altre tesi, questo è legittimo ed è corretto ricordarlo. Però la decisione l'anno scorso di aspettare nelle more un nuovo regolamento, sperando in uno strumento che ci desse più forza, che ci desse delle possibilità maggiori rispetto all'esistente, l'abbiamo chiesto in commissione all'assessore. E io insomma, me lo ricordo ancora molto bene, una precisa domanda: cosa vogliamo fare, come vogliamo precedere? Qualcuno diceva che non voleva andare in proroga e qualcun altro ha detto sì, un anno di proroga è una cosa che vorremmo evitare, ma piuttosto che avere altri 3 anni con il vecchio regolamento, con i problemi che i dirigenti scolastici hanno evidenziato, preferiamo un altro anno di proroga. Ora ci troviamo a non avere ancora un regolamento definitivo ed è cosa che, di cui tutti ci rammarichiamo, una cosa che nessuno di noi avrebbe voluto, però insomma diciamo che tutto è avvenuto secondo la volontà politica dei consiglieri, che credo siano stati rispettati nel maggior modo possibile in tutta questa vicenda. Comunque, ripeto, pensiamo che le nostre commissioni del municipio abbiano fatto un lavoro molto elaborato, cercando di suggerire tutte le migliorie possibili alla proposta di regolamento, e quindi insomma abbiamo partecipato a questo lavoro, condividiamo tutto quanto è emerso dalle commissioni che abbiamo votato e che voteremo anche oggi in aula. Grazie. Consigliere Lenci, prego. Grazie Presidente. Allora, io mi dispiace perché la prima parte diciamo del lavoro che è stato svolto, non facevo parte della commissione, della prima commissione, quindi non ho seguito da vicino i lavori e quindi tutte le difficoltà che si sono susseguite in questo anno e mezzo. La cosa che però non riesco a comprendere, visto diciamo tutto il lavoro che abbiamo dovuto fare in questi giorni e tutte le cose che abbiamo ritenuto diciamo non corrette che fossero inserite in questo nuovo regolamento, e cosa è stato fatto nell'anno e mezzo per quanto riguardava nella commissione del Comune di Roma, perché diciamo che è anche sbagliato il sistema, perché noi oggi siamo qui che dobbiamo dire sì
però queste sono le nostre osservazioni, con un grande punto interrogativo, che poi dopo magari queste nostre osservazioni non verranno tutte recepite. Quindi penso che invece il discorso corretto sia quello di dire no, non mi sta bene, perché il lavoro che è effettuato non è stato effettuato in maniera corretta, perché ti stiamo chiedendo degli strumenti, perché altrimenti andiamo in proroga per 50 anni, ma non è neanche corretto questo, no? Quindi il lavoro che noi abbiamo fatto è stato proprio per evitare questo, nel senso di dire vabbè, il regolamento, quello che è vecchio, non è uno strumento idoneo, ne vogliamo un altro che ci dia degli strumenti per poter non andare sempre in proroga. Però torno a ripetere, è sbagliato il sistema, perché io ti devo dire no, però queste sono le mie osservazioni, se poi tu le farai tu e me le rimandi e quindi io potrò poi vedere che sono esistenti, non si può fare, e questo è una cosa che non va. Adesso qui è un attimino, no, di prendersi un po' la responsabilità, chi si prende la responsabilità di dire ma lasciamo le cose come vanno, ci abbiamo le proroghe, mandiamole avanti, oppure no, abbiamo uno strumento, cercheremo di fare al meglio con quello che abbiamo e quindi preferiamo andare al bando. Sì, noi siamo qui, abbiamo lavorato, ci siamo presi le nostre responsabilità, voglio solamente augurarmi che quello che abbiamo inserito venga recepito in totale, perché il comune non ha fatto un lavoro corretto, la commissione che si occupava di questo, e quindi io voglio sperare che questo maxi emendamento recepisca tutto di quello che noi abbiamo messo. Grazie. Consigliere Giuliano, ultimo intervento. Grazie Presidente. Allora, responsabilità, partiamo da qui. Giustamente la collega Lenci diceva, poi alla fine noi siamo costretti a dare il nostro contributo, perché la prova costretti c'è sta tutta, nel senso che nonostante che siamo partiti un anno e mezzo fa, nonostante tutte le parole spese, le belle parole spese da questo consiglio dei colleghi che mi vedono concorde nell'aver fatto veramente un lavoro come doveva essere fatto, però poi ci troviamo nella complicazione della procedura amministrativa, e quindi sta responsabilità adesso dobbiamo andare in parte ragionata, la responsabilità in parte andiamo a scatola chiusa, e io a scatola chiusa compro solo Arrigoni, voglio dire, non è che compro altre cose, per cui non c'è più Arrigoni, vabbè, è fallita perché è sempre chiusa la scatola, chi comprava, capito? Esatto. Ma perché dobbiamo andare, capito, con una buona, una grande dose di fiducia, perché poi le amministrazioni comunali che sembrano talmente distaccate dalle commissioni municipali diano poi la possibilità, la certezza di dire sì, io accetto le osservazioni, no, non le accetto tutte in parte o come meglio credono. Poi ha messo a prova sto maxi emendamento che viene utilizzato alla grande dall'amministrazione comunale, è un po' come la fiducia del governo, no? Quando non c'hai che i tempi e boom, metti la fiducia, qui fanno il maxi emendamento perché c'è stata la fiducia. Giustamente qualcuno direbbe, ma chi ha da più la fiducia a certe cose, no? È difficile, ti devi guadagnare la fiducia. Comunque, no? Il maxi emendamento che va a coprire tutto. Ora io vorrei poi, se questo fosse possibile, caro Presidente del Consiglio, ad alcune domande che vorrei porre, ma non nuove, ma a maggiore chiarificazione per l'Aula, vorrei che l'assessore Natali poi possa prendere la parola e rispondere, perché è utile avere un contributo comunque sia, perché lei inizialmente per dare spazio all'Aula ha fatto un intervento ovviamente un po' sommario. Ma invece potrebbe essere utile poi sentire dalla Giunta e quindi dalla rappresentanza, diciamo, della Giunta con assessorato queste alcune domande, perché noi adesso dobbiamo correre dietro ad una commissione permanente comunale di sport e scuola, capire se queste osservazioni verranno recepite
se no per quale motivo? Questa è una cosa che a me interessa sapere, ha detto un altro collega precedentemente, perché se mi dici no, mi devi dire pure quale motivo mi dici no, perché non è che stiamo qui a perdere tempo, ok? Ma non so se ci degneranno di questa risposta, ma io me lo auguro, perché poi siamo sempre nell'istituzione. E queste sono osservazioni che sono state messe su questa delibera, che sono state condivise dalla commissione, ovviamente dopo tanto lavoro. Una cosa che emerge, caro assessore, e che vorrei che dopo si possa esprimere in questo senso, è il protocollo d'intesa. Forse il protocollo d'intesa è stato detto un po' velocemente, ma il protocollo d'intesa è fondamentale per quello che a noi riguarda il territorio e per quello che sarà, no, la deliberazione e quindi il regolamento, perché ci dimentichiamo che noi ci siamo messi a lavorare su questo argomento, su questo problema, pensando come primis, come punto fondamentale, quello di avvicinare di nuovo i dirigenti scolastici, perché tutto questo è nullo se non c'è dalla parte dei dirigenti scolastici il consenso di dare le ore, perché se non danno la disponibilità voglio capire noi che bando facciamo. Ora, questa sembra una frase fatta, ma la disponibilità negli ultimi periodi, comunque sia in virtù anche di casi strani, di regolamenti da approvare in una nottata, ha messo dei dubbi a chi di dovere, perché dice: ma se io devo, non ho la possibilità di dire la mia, di controllare, di avere una verifica, io perché mi devo dare ore? Nell'autonomia scolastica io mi tengo le ore, faccio io l'accordo a chi di dovere e me lo controllo. Quindi gli dico se va bene, se non va bene lo mando via, ma non è che mi sta per 3 anni. Per cui, per avvicinarli, avevamo detto, e ricordatevi se dico male, avevamo detto: beh, cerchiamo di dare a loro una risposta, come cercare di far tornare nel municipio una parte del contributo che viene dato dalle associazioni al fine di poter intervenire come piccola manutenzione. Ok? Quindi dare una risposta a loro: fidatevi dell'istituzione, perché l'istituzione vi tiene in considerazione. Ed è qui che è nato tutto poi il ragionamento. Ma senza protocollo con il MIUR, con i dirigenti, con l'amministrazione, quindi col municipio, questa è carta straccia. Cioè ci dovremo a sopportare un regolamento che non terrà conto ovviamente di tutto questo, di questa base importante su cui far nascere poi tutto il ragionamento. L'articolo 7, in modo intelligente, io penso che siamo tutti d'accordo, è stato messo che, per non far torto ovviamente a nessuno, perché non si può non dire che l'esperienza e comunque l'anzianità non contano nulla, non si può dire che un progetto non valga niente. Si deve dire appunto che l'esperienza e la serietà e il progetto sono degli elementi importanti su cui valutare. Ma questo anche perché, anche nell'aver ridotto le ore e le scuole, quindi 3 istituti e 30 ore, dopo infatti c'è un ordine del giorno simpatico che verrà poi... No, sono passati 6 minuti. 6 minuti sono passati. No. E è simpatico poi l'altro ordine del giorno, perché appunto abbiamo detto... Mancano 2 minuti. No, mancano 4, ce ne sono 6, ho preso il tempo. C'è qualcuno che sta usando. E comunque sia, è importante questo, perché nel dire 3-30 ore e nel dire appunto che questi requisiti siano paritetici, significa... dare un segnale importante nel avere un mix funzionale, cioè tener conto di chi ha l'esperienza, che ha un bel progetto, e tener conto anche di una parte nuova che fino ad oggi non ha avuto la possibilità di poter avere l'opportunità. Quindi l'esperienza con le nuove associazioni, le nuove generazioni, diciamo così, devono essere un mix funzionale. Quindi
questo è servito anche poter ridurre le ore da 5 impianti 60 ore. Il collega Ciancio giustamente pone anche altri quesiti che non sono da sottovalutare, perché, altra domanda, caro assessore, probabilmente gliel'ha fatta anche il collega, ma io voglio essere più preciso, ma se questo regolamento non viene votato, come si andrà col vecchio che abbiamo? E come la convenzione urbanistica? L'abbiamo votata, ma se non si vota questa convenzione oggi, come si va? Si va con la vecchia convenzione, quella in vigore, perfetto. E se sarà così, vale per 3 anni o vale per 1 anno? No, un anno no, perché dovresti fare la proroga, perfetto. Quindi noi dovremmo andare con 3 anni col vecchio regolamento. E permettetemi, a me un po' mi girano, perché non può essere che noi per 1 anno e mezzo abbiamo detto cose inutili. Ora, se qualcuno ci dice che noi siamo quelli che dobbiamo comunque utilizzare il nostro ruolo e quando non lo facciamo siamo attaccati, ok, ma stavolta l'abbiamo fatto il nostro ruolo, l'abbiamo fatto abbondantemente, eppure stiamo a capo a 12, allora, come dice la consigliera, esci, qualcosa non funziona. Non funziona. E quindi gli emendamenti non si possono fare, cioè noi non possiamo intervenire sulla delibera perché non è emendabile, possiamo osservare o fare gli ordini del giorno, quindi all'atere di quello che è, allora uno dovrebbe dire, a me non sta bene questo nuovo regolamento, però dice abbiamo fatto un lavoro, allora vorrei votare positivo. Però ci sono osservazioni, ma noi chi ci garantisce che le osservazioni vengano prese in considerazione? Allora, tornando e per chiudere, che cosa significa? Che noi dobbiamo adesso avere una fiducia nei confronti di chi? Di chi a noi, come municipio, non ci si è affidato? Perché avrebbe avuto il tempo l'amministrazione di poter fare questo e altro, anche perché il grosso lavoro, non penso che abbiamo fatto solo noi del settimo, hanno fatto tutti i municipi, quindi ci avevano in mano tutto quello che ci avevano, per cui era solo da fare, no? Da mettere insieme e quindi chiudere ed avere in mano il prodotto finito. No, stiamo ancora a pensare se adesso loro ci diranno l'ultima di come andranno le cose. Allora, per non prendere altro tempo, non può essere, e quindi assessore dopo se può rispondere chiediamo di fare una deroga al presidente, cioè di dare questo paio di risposte perché sono importanti, perché al di là di essere propositivi, perché qui si cerca di essere propositivi, però anche quando si vuole essere propositivi non ci si riesce, cioè diventa veramente delusione, noi ci arrabbiamo su tante cose, litighiamo politicamente parlando per posizioni diverse perché facciamo i salti mortali e poi tanto questa roba non si sa neanche se verrà recepita. Ora ci abbiamo la dimostrazione, ci abbiamo la prova provata che abbiamo lavorato, nessuno ce lo può nascondere, nessuno ci può nascondere il fatto, ci può dire che non abbiamo fatto nulla, voi volete in 2 giorni, in realtà abbiamo lavorato 10 volte di più che invece che parlare del bilancio abbiamo licenziato in 1 settimana, il bilancio in 1 settimana, ci hanno ammazzato, ho detto ce l'ho, bisogna portarlo dentro 10 giorni e al comune ancora non si è a parlare, stiamo a fine febbraio, però noi l'hanno voluto entro dicembre, 1 settimana, 10 giorni perché è urgente, qui abbiamo lavorato 1 anno e mezzo e stiamo come prima, è desolante. Grazie. Allora, non ci sono altri interventi. E chiusura della discussione, non so se l'assessore Natali brevemente, prego. Allora, rispondendo al consigliere Giuliano, nel merito, assessore, mi dico, assessore, la Giunta quando si è espressa è espresso un parere negativo. Mi dico, aspetti un attimo, sì. Mi dico negli uffici che ho sbagliato, nel senso che prima dobbiamo discutere gli ordini del giorno. Primo ordine del giorno, firma del consigliere Poli. Prego, consigliere. Grazie Presidente. Rubo un minuto al mio intervento per fare riferimento al,
a quelli dei colleghi che mi hanno preceduto, e mi dichiaro perfettamente d'accordo. Condivido pienamente l'intervento della collega Lenci, appropriato e, voglio dire, non replicabile, nel senso che è proprio così quello che è successo. Vi posso partecipare che ieri nella commissione questo imbarazzo le due consigliere l'avevano, perché tutti quanti i municipi stavano dicendo da questo punto di vista. Lungi da me dal voler convincere i banchi dell'opposizione, ma molti municipi hanno avuto il parere concorde anche delle opposizioni, per cui voglio dire, quelli che sono stati più, lo hanno detto i presidenti dei municipi, non è che l'ho detto io, quelli che si sono astenuti, per cui non hanno dato la contrarietà, perché hanno compreso che il lavoro che i municipi e gli assessori hanno fatto, ma le commissioni, perché il lavoro, come diceva Giuliano prima, il lavoro che abbiamo fatto noi l'hanno fatto tutti quanti i municipi, perché questa era l'indicazione che perveniva dall'assessorato capitolino. Vengo all'ordine del giorno. L'ordine del giorno è sottoscritto da chi vi parla non come consigliere, ma come presidente di commissione, perché mi è stato chiesto dalla commissione, per cui io ho recepito quell'indicazione per coerenza, voglio dire, rispetto ai lavori che ci sono stati, è tendente, quindi voglio dire, lo sottopongo alle valutazioni dell'aula, è tendente a consentire la replica di una norma contenuta nella 263, che è quella che andremo ad abrogare tra poco, e replicarlo nel nuovo regolamento, prevedendo lo scomputo delle opere, ovvero i concessionari che hanno in affidamento gli impianti, ma che decidono anche in corso di affidamento di poter fare dei lavori di ristrutturazione straordinaria di entità rilevante, e possano farlo. Quindi questa era l'indicazione che era pervenuta dalla commissione, io l'ho riportata. In più ho aggiunto un mio commento, che spero non crei problemi, che non c'entra niente con la proposta, ma che è il frutto, quindi la sintesi della discussione, perché in realtà l'articolo 7 già prevede che i concessionari, all'atto della presentazione della domanda, consegnino una busta chiusa contenente le proposte di migliorie. Il fatto però che è scatenante, che voglio dire ingessa un po' il meccanismo, che comunque è sempre per i 3 anni, quindi quella facoltà per quelle associazioni più ricche, più, voglio dire, che hanno maggiori possibilità di ristrutturare i nostri impianti, nel regolamento non era previsto. Anche qui ieri tutti quanti i municipi hanno chiesto questa cosa e l'assessore Masini ha detto sì, beh, effettivamente questa è stata una svista, quindi io ripeto, 6 anni, sì. Questa, voglio dire, è una cosa che rimetto all'aula per la sua valutazione, ripeto, non è una posizione mia personale, che peraltro condivido, però voglio dire, non è un'iniziativa da consigliere, ma da presidente di commissione, che ha riassunto gli esiti della discussione che c'è stata il 23. Grazie. Grazie. Allora, su questo ordine del giorno, sapete, non c'è discussione, c'è solo dichiarazione di voto sull'ordine del giorno, uno per gruppo. Allora, ci sono dichiarazioni di voto su questo ordine del giorno, a meno che la Giunta non pensa di farlo proprio come raccomandazione, e quindi non si pone in votazione. Quindi è una scelta. E per il regolamento io devo tenere presente. Allora, l'ordine del giorno presentato dal consigliere Poli, lui l'ha presentato, non c'è discussione, c'è solo dichiarazione di voto. Allora, se la Giunta, dopo aver ascoltato la presentazione dell'ordine del giorno, ritiene di farlo proprio come raccomandazione, non si pone in votazione l'ordine del giorno, quindi viene acquisito come raccomandazione dalla Giunta. Questo. No, deve parlare tutta l'aula. Consigliere Coglia? No, io voglio dire, se la Giunta nella persona di chi, la Presidente...
notare che, avendo come giunta espresso parere contrario alla proposta, non ritiene opportuno acquisirlo, farlo proprio. Allora, quindi dichiarazione di voto su questo ordine del giorno. Consigliere Giuliano, Fratelli d'Italia, prego. Allora, è un peccato che l'assessore non lo fa suo, non lo fa della giunta, ma no, perché comunque capisco forse la titubanza di prendersi questo onere a prescindere, però è stato stradiscusso nelle commissioni, quindi se vale quello che abbiamo fatto adesso come testo, c'era anche questo discorso di fare non 3 anni nell'eventualità di opera scomputo, quindi di migliorie, e poter dare perlomeno 2 mandati, quindi 3+3, era già nelle more o nelle bionde, ma c'era già all'interno, quindi mi sembrava automatico, poteva essere una cosa da cogliere al volo, però andremo a voto e quindi non cambierà nulla. Noi come Fratelli d'Italia e Alleanza Nazionale siamo d'accordo, perché è stato già fatto questo ragionamento, per poter comunque differenziare, ma per poter anche dare quel contributo che, siccome ci dicono sempre che non ci sono i soldi, che sono il massimo comune denominatore o il minimo comune multiplo, come vogliamo, va bene, questa è l'occasione che, tramite l'associazionismo, poter intervenire su strutture comunali e dire: io partecipo, sistemo anche la palestra, certo, l'attività che devo, su cui ci devo lavorare, perlomeno però con 3 anni, insomma, io quanto posso rientrare o posso comunque andarci paro, quindi era presumibile poter ottenere perlomeno un doppio mandato, quindi era utile per far migliorie ed era utile anche per poter dare un contributo economico. Dichiarazione di voto è a favore. Sì. Grazie, consigliere Giuliano. Grazie, ho capito. Allora, altre dichiarazioni di voto, consigliere Coglia, 5 Stelle. Allora, non ho davanti l'ordine del giorno relativo, se posso velocemente. Ok, allora, noi siamo contrari a questo ordine del giorno per il seguente motivo: se si fa un bando con una durata, non si può introdurre una deroga a questa durata, meno che mai giustificandola nei dettagli, perché faccio un esempio pratico: un'associazione potrebbe dire ok, io allora ti ritenteggio un muro della palestra e tu mi dai per 6 anni, cioè non c'è una quantificazione né in termini di fatturato, affidata agli uffici, cioè è sbagliato a mio avviso diciamo introdurre un criterio che invalida il bando. Tutto qui, per questo motivo siamo contrari. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Gruppo Misto, Federica Valci. Grazie Presidente. Allora, io voterò a favore questo emendamento, anche perché, visto le condizioni in cui, scusi l'ordine del giorno, visto come purtroppo versano le condizioni delle nostre palestre, logicamente le associazioni che ci operano in questo momento possono fare poco, possono, nelle loro richieste, diciamo, non riescono a fare molto. Per quanto riguarda appunto, anche perché poi abbiamo anche delle problematiche per quanto riguarda l'igiene, non solo il fatto di migliorie a livello, perché l'80%, cioè tutte le palestre hanno il linoleum a terra e quindi praticamente non è possibile pulirli solamente con lo straccio, e nessuno possiede un macchinario, quindi la cosa positiva magari sarebbe anche di pensare eventualmente a queste cose, perché poi no, abbiamo palestre con vetri altissimi che non vengono mai puliti, non dobbiamo dimenticarci che lì dentro i bambini ci fanno attività fisica e quindi respirano queste cose. Quindi purtroppo che cosa succede? Che per quanto riguarda, siamo in una condizione da anni ormai dove purtroppo i soldi per fare, per i servizi che dovrebbero essere normali e naturali che ci sono, non ci sono più questi soldi. Un po' abbiamo scoperto dove sono andati a finire e quindi dobbiamo ricorrere all'autoaiuto, e lo possiamo fare solo attraverso queste situazioni. Certo, dobbiamo dare una proroga, dobbiamo dare più tempo, perché logicamente chi viene ad investire gli dobbiamo dare anche qualcosa in cambio. Non pensiamo che esiste la fata turchina che arriva, ti dai milioni, magari ci fosse, non c'è. Quindi per il bene dei bambini,
anche perché fino adesso abbiamo lavorato in proroga 50 anni, quindi adesso possiamo vedere se diamo 6 anni a un'associazione o meno, però logicamente spero che voglia essere anche visto come un dei lavori abbastanza consistenti, cioè nel senso che non è che ci venga a dire ti diamo, ti tappiamo un buchetto, ti mettiamo due finestre e stai lì a vita, no, dei lavori importanti, quindi che vengano l'associazione faccia delle richieste, faccia delle offerte vantaggiose, poi presumo che uno possa anche scegliere, cioè ti do la possibilità di stare più tempo perché quello che tu offri è una cosa positiva, quindi io voglio sperare che questo, che questa cosa vada in questa maniera, nel senso che se dobbiamo sempre stare a pensare male, certo, pensare male è peccato ma ci si indovina, però cerchiamo anche di vedere come possiamo fare per migliorare le situazioni dei bambini nelle scuole, anche perché in alcuni contesti ci sono gli unici posti dove i bambini possono andare sono appunto le palestre, perché hanno dei costi inferiori rispetto alle palestre normali, insomma. Grazie. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Matrono, favo alla Forza Italia per aver sentito questa animata discussione, che non è vero che è stata animata, è favorevole. Dichiarazioni di voto? Non ce ne sono. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno. Allora, chi è favorevole? Partite di qua per cortesia. Facciamo la controprova, chi è contrario? Coglia, dai. Consigliere Coglia. Chi si astiene? Nessuno. Passiamo al secondo punto dell'ordine. E che vuoi da me? 15 voti a favore, 1 contrario, l'ordine del giorno è approvato. Passiamo al secondo ordine del giorno. Secondo ordine del giorno, firma del consigliere Giuliano. Prego brevemente la presentazione. Allora, no, perché questo ordine del giorno mi è scaturito dal fatto... Vado? Sì, allora, mi è scaturito dal fatto che mentre leggevo la delibera l'altro giorno, quindi quello che è stato poi messo come osservazioni, all'articolo 6, penultimo capoverso 5 e 6, ogni soggetto potrà, si arriva ad aggiungere il seguente capoverso: nel monte di ore settimanali vengono calcolate anche quelle riferite a quei soggetti che usufruiscono di impianti, spazi sportivi a seguito di affidamento perfezionato dall'istituto scolastico con procedura diversa rispetto a quello disciplinato dalla presente delibera. Allora, poi non dite che ne avete capito, io lo spiego, Presidente, e poi dopo, no? Che voglio dire? Che in riferimento al monte ore che noi abbiamo detto nelle osservazioni, viene anche aggiunto che entrano nel monte ore anche quelle ore che le associazioni hanno preso al di fuori del bando, quindi nei accordi diretti con i dirigenti. Dico questo così spiego quest'altro emendamento. Allora, si impegna la giunta municipale ad attivarsi nei confronti del sindaco, assessore della scuola, allo sport, Capitolino, perché accolgono nella nuova delibera i seguenti principi. In riferimento all'articolo 6, come dicevo, la previsione di affidamento degli impianti appare eccessiva. Si chiede che ogni concessionario sia affidatario di non più di 3 impianti e per non più di 15 ore. Ciò per consentire l'ampliamento dell'offerta al territorio, dando contestualmente possibilità di inserimento di nuove realtà associative e imprenditoriali. L'altro dice la proposta... Chiari. La proposta non disciplina i casi di concessionari che risultino già operanti a qualsiasi titolo in strutture dell'amministrazione
esempio impianti sportivi di rilevanza comunale, centri civici, eccetera. Si chiede che chi opera in strutture di tale livello sia escluso dalla partecipazione, ovvero sia soggetto a limitazioni ai bandi di rilevanza municipale. Che significa che comunque, come vale per il fatto che un'associazione può andare a fare l'accordo con il dirigente, e quindi abbiamo detto che va a sottrarsi dal Monte Ore, non che è in più, anche qui in presenza di impianti comunali o centri civici che stanno sul territorio, chi gestisce questo, che facciamo? È al di fuori delle 30 ore o entra sempre nelle 30 ore? Ecco il meccanismo dell'emendamento. Se non l'avete capito, io sono qui a disposizione. Penso che i consiglieri abbiano capito tutti. Grazie consigliere Giuliano. Allora, ripeto, ci sono soltanto dichiarazioni di voto. Allora, ci sono dichiarazioni di voto su questo ordine del giorno? Non ci sono, passiamo alla votazione. Allora, ordine del giorno numero 2, firma del consigliere Giuliano. Chi è favorevole? C'è una controprova, giusto? Sì. Chi è contrario? 16. Nessuno. Chi si astiene? 16. Approvato con 16 voti a favore, nessun contrario, nessuno astenuto. Adesso passiamo alle dichiarazioni di voto sulla proposta di delibera. Non so, prima della dichiarazione di voto, assessore Natali? Voleva... Le do un minuto, due minuti. Prego. No, brevemente volevo rispondere al consigliere Giuliano su due questioni. La prima è legata all'accordo quadro. L'accordo quadro, quando noi abbiamo cominciato a lavorare sul nuovo regolamento, partivamo dall'assunto che se ci fosse stato un accordo quadro che prevedesse all'interno, cioè un accordo quadro madre, prevedesse poi una delibera e quindi un regolamento nuovo. Allora, io credo, come ho già detto l'altro giorno in commissione, quello su cui lavorerò è che l'accordo quadro ha senso, cioè tra i dirigenti, il CONI e l'amministrazione comunale e l'ufficio scolastico. L'altro giorno li abbiamo rincontrati, ma l'ufficio scolastico regionale non mi sembra così recettivo al tema dell'autonomia scolastica. Non abbiamo un consiglio del circolo dei presidi che insomma in qualche modo è in grado di intervenire. Speriamo che Masini questa cosa la recepisca, perché il problema è capire quanto poi l'assessore riesca a mediare dentro questo discorso qui. Il tema che noi poniamo è la sicurezza e salute, e le risorse economiche, cioè se i dirigenti scolastici attraverso il centro costi del municipio che chiedevamo allo sport e attraverso, come vi ricordo, le opere a scomputo, le avevo proposte io all'inizio nella commissione prima, quando noi lavorammo al documento di risoluzione, quindi per me accoglierla, intanto avevamo dato parere negativo, ma è un dato di realtà il fatto che per me ci sia la possibilità, come nella 170, di migliorare e mettere in sicurezza con cifre minime, chiaramente, no? Per esempio pensiamo ai bagni che molto spesso sono messi in una situazione oppure all'antincendio oppure al maniglione per uscire, insomma parliamo di piccole migliorie di manutenzione che potrebbero sia assolvere al centro costi e sia essere assolte invece da piccole società che fanno delle piccole proposte, non solo per l'ampliamento dei punteggi, perché mi sembra insomma un po' una follia che uno amplia il punteggio nella graduatoria perché fa una proposta di miglioria, insomma, no? Chi la fa una proposta di miglioria per 3 anni? Quindi nell'accordo quadro sicuramente sarà mia cura, adesso che ci sarà il maxi emendamento e quindi verremo riconvocati, provare a di nuovo a insistere sulla questione della salute, della sicurezza e quindi delle risorse economiche che potrebbero rimettere i dirigenti su un piano di discussione. Proprio perché a fronte della scadenza delle procedure del bando ad aprile, il tema è quello dello scorso anno, cioè se questo non avviene voglio capire da che parte la prende l'assessore Masini questa lettura, perché sembra che lui stia assumendo una responsabilità da questo punto di vista rispetto al nuovo regolamento. Vediamo che cosa fa, perché ieri lui si è espresso in tal senso, io lo incontrerò settimana prossima, per cui vediamo che cosa valuteremo. L'accordo
voglio capire che cosa l'amministrazione centrale discuterà e quindi farà proprio del maxi emendamento e quanto questi saranno i tempi, sembrava dopo l'approvazione del bilancio, immediatamente calendarizzato dopo l'approvazione del bilancio, quindi si parlava di aprile, maggio secondo me, non di marzo. Per me l'accordo quadro credo che sia necessario, altrimenti non c'è nessuna possibilità di contrattualizzare alcunché con i dirigenti. L'abbiamo sperimentato l'anno scorso, durante la conferenza dei servizi si sono espressi all'unanimità sul nuovo regolamento. È chiaro che se noi non riusciamo a rimettere delle risorse, che il municipio però diventa di nuovo, assume di nuovo il ruolo centrale dell'amministrazione, quindi è in grado di assolvere a piccole manutenzioni ordinarie o straordinarie, o mettere le società sportive in una condizione in cui ragionino insieme alla amministrazione alla scuola, non credo che noi riusciremo a superare alcun tipo di ostacolo, quindi ci lavorerò e questo è l'impegno. Grazie assessore. Allora, dichiarazione di voto sulla proposta di delibera. Allora, ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Coglia. Ci asterremo dal votare la delibera in toto perché l'abbiamo sentito, l'ha espresso meglio la consigliera Lenci, erano state fatte aggiungendo a una conclusione diversa. Il discorso è che è stato fatto un ottimo lavoro e su questo tutti i consiglieri sono d'accordo. È stato presentato, dopodiché quello che ci saremmo aspettati sarebbe stata una concertazione democratica in cui ci fosse stato dei tavoli di lavoro tra il Comune e i municipi per addivenire poi a un regolamento veramente condiviso. Questo sarebbe stato secondo noi l'approccio più corretto. Purtroppo così non è stato e per questo motivo ci asteniamo. Continuiamo nel nostro percorso dicendo che a tutti i livelli la democrazia va dimostrata nei fatti e non nelle parole. Grazie. Altra dichiarazione di voto? Consigliere Giuliano. Questa sera il consigliere Giuliano si è scatenato. Prego, consigliere Giuliano. Beh, non ho preso la mezz'ora. Non ho preso la mezz'ora, ma ho fatto tante, no? Ho fatto tanti stralci funzionali. Dichiarazione di voto 30 secondi, consigliere Giuliano. Ho fatto tanti stralci funzionali. Dichiarazione di voto 30 secondi. Allora, per fare una dichiarazione di voto non è facile. Io voglio dire questo. Perché sennò si potrebbe dire, qualcuno all'altra parte potrebbe dire, ma tu sei Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, voti contro a prescindere perché ti fa comodo, c'è casino, c'è confusione, eccetera. No, io vi frego questa volta. Io voglio votare positivo perché abbiamo fatto un lavoro della Madonna, io questa roba me la metto, ci faccio un quadro, me lo metto a casa, che ogni sera che torno ci sono 70 pagine di roba, che questa qui me la ricordo per tutta la vita. Ma se poco l'amministrazione comunale non recepisce sta roba, voglio vedere se dall'altra parte insieme a noi vi incazzate come bestie su questo discorso qui, dopo non giochiamo, perché essere pretestuosi è facile, ammetto, lo siamo stati tutti a seconda delle occasioni. Nella scorsa consigliatura qui facevate i show contro l'amministrazione alemanna, no? È facile, c'è chi è diventato grande nel fare queste cose qui, capito? Nel trovare, no, le cose non funzionavano. Bene, rimanete buccerati alle Fratelli d'Italia a voto favorevole, con tutte le osservazioni del caso, perché sennò mi prenderei in giro da solo. Un anno e mezzo di lavoro mi prendo in giro da solo. Non che mi prendete in giro voi, io da solo mi prendo in giro. Grazie consigliere Giuliano, abbiamo capito. Però a favore. Siccome c'è registrazione me la manda cortesemente dopo. Se per caso l'amministrazione comunale verrà approvata, voglio vedere se questo consiglio si esprimerà in maniera difforme da Roma Capitale. Se l'amministrazione comunale non dovesse recepire le nostre proposte, lei non vota più Marino. Presidente, mi sono distratto. La battuta carina qual è stata? Mi sono distratto, scusi. L'amministrazione comunale. Ragazzi, io credo, basta. Il microfono, signor Presidente. No, lo sento uguale, stiamo zitti. Non dovesse recepire le osservazioni del municipio, lei la prossima volta non voterà Marino. Sicuro! Allora, altre dichiarazioni di voto? Consigliere Paoli, prego. Grazie Presidente, colleghi, io anzitutto a nome del Partito Democratico il voto favorevole sulla deliberazione così osservata dalle due commissioni. Voglio ringraziare per i contributi che ci sono stati, ma riferimento a quanto ci diceva
adesso il collega Giuliano e che è abituato insomma a giocare anche apertamente con noi, che la responsabilità più grande ce la stiamo assumendo, in particolare chi sta presidendo la commissione e soprattutto l'assessore, al quale oggi restituiamo un quadro politico, se il voto sarà quello che immagino, particolare, nel senso che il Consiglio del Municipio, se a grande maggioranza, anzi quasi all'unanimità da quello che ho percepito dalle dichiarazioni di voto, restituisce all'assessore una deliberazione forte da parte del Consiglio, e quindi la responsabilità che ci siamo presi fino adesso, anche prendendoci qualche schiaffetto, la continuiamo a portare avanti, sempre per salvaguardare il lavoro che abbiamo fatto insieme, per cui il consigliere Giuliano deve stare veramente tranquillo, perché sta cosa ce la vediamo in maniera particolare. Quindi. Allora, presidente, direi sereno. Presidente Poli, ci mancherebbe, no, mi faccia aspettare. Io non ce l'ho con quest'aula, ci mancherebbe altro, collego, assessore, lo so, con i consiglieri, lo so quello che abbiamo fatto. Ma voglio dire, però, grazie, dall'altra grazie. Parte recepiscono quest'aula, allora, che cosa fa? Era quello. Scusi, Roma e you, che fa Roma? Giuliano, si faccia il bravo. Allora, altre dichiarazioni di voto? Non ce ne sono. Passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole alla proposta di voto a favore? Allora, facciamo la controprova. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? 15 e l'astensione De Goia. Allora, 15 voti a favore e un astenuto, consigliere Coia. Quindi l'atto è approvato. Il consiglio...